Bellissima questo, questa intro, Raf <ride> Veramente bellissima, sì. <ride> tu senti ancora la musica sotto? Ah no, viene da qua, ecco perché. Bene, <ride> scusa, perché sto anche guardando la diretta, ok, di qua. Okay. Eh, benvenuti a tutti, eh, sono contento oggi di avere ospite su Podcast Italiano, Rafael Turrigiano. <ride> <ride> <Una dolla. ride> Detto anche Turrigiano. Eh, allora, eh, Raf, come posso, come posso introdurti? Come posso presentarti? E... Eh, fallo tu, ecco, fallo tu. <ride> ok, ciao a tutti, mi chiamo Rafael, eh, sono americano ma studio linguistica eh, in Scozia e ho anche un piccolo canale in cui faccio delle registrazioni eh, delle lingue antiche in pronuncia ricostruita. E, è possibile che mi abbiate visto sui canali di uh, Luc Ranieri uh -huh. ehm, o forse anche Echo ed oggi siamo qua per parlare dell'apprendimento della fonologia ehm, di una seconda lingua quindi ehm, sono molto appassionato di questo e quindi spero che sia utile per voi ecco eh, innanzitutto Uh, non mi ricordo se l'hai menzionato, Raf. Tu non sei italiano. Nonostante ciò, hai una pronuncia fantastica. <ride> e questo uh, dimostra che sei un esperto dell'argomento fonologia. <ride> <ride> Espetto... E quindi oggi ci. Esatto, fonologia, pronuncia. E quindi oggi ci spiegherai come hai fatto. Come si fa. Um... Tanto mi dicono, eh, mi dicono che il mio volume è un po' troppo forte, confermi? È un po' troppo. Forse, forse un pochino, sì. Eh, abbasso un attimo il mio, il mio volume, eh, effettivamente è molto alto. Ok, adesso dovrebbe essere meglio, no? Uh, sì, perfetto. Meglio adesso. adesso. Perfetto. Ok, ditemi, ditemi, se, ditemi se si sente bene nei commenti. Quindi, quindi parleremo di pronuncia, eh, parleremo di come imparare la pronuncia, dei miti attorno all'apprendimento della pronuncia, eh, di tutto ciò che è connesso a questo argomento. Eh, però vogliamo anche fare una cosa interessante per la prima volta, cioè è la prima <ride> volta che, che la faccio eh, nelle mie dirette, ovvero voglio anche che partecipi qualcuno di voi. Quindi voglio invitare qualcuno di voi. Chi se la sente, chi ha il coraggio di farlo, qui. Non lo farò adesso, lo faremo dopo, lo faremo verso la fine della diretta. E quindi quello che io vi chiedo è: eh, se voi avete una, un dubbio sulla pronuncia, su avete qualche problema, qualche difficoltà di pronuncia e volete che ehm, l'esperto qui presente <ride> e anch'io eh, aiutassimo a cioè provassimo ad aiutarvi a risolvere questo problema magari può essere un problema classico come le doppie o come la r oppure come eh, altri problemi più non lo so magari meno comuni ecco voi pensate a una domanda se volete alla fine della diretta io vi metterò il link Adesso il mio volume è troppo basso. <ride> ok, lo alzo un pochino adesso. Lo alzo a metà, dovrebbe, dovrebbe andare bene adesso. Quindi pensate a una domanda se volete. Alla fine vi metterò il link nella chat e cercheremo di, mh, cercheremo di farvi partecipare una domanda a testa. Quindi una domanda sola. E quindi iniziate adesso eh, a pensare. E detto questo... Eh, Potete comunque iniziare a, far a farci le, le vostre domande qui nella chat sull'argomento della pronuncia. E detto questo direi che possiamo incominciare. Intanto vedo che ci sono già 94 persone collegate, quindi eh, saluto tutti e tutte. Eh, saluto il grande Polemati che mi sta aiutando con <ride> i problemi tecnici, quindi grazie per il supporto tecnico. E spero che adesso si senta bene quindi prima di tutto Raf tu come come sei diventato l'esperto che sei oggi di, di fonologia <ride> e di, di questi argomenti raccontaci un po' ah dai non, non, eh, non sono proprio un esperto ma diciamo che eh, essendo molto appassionato allora prima di tutto eh, eh, avevo cominciato a studiare l'italiano e studiavo la grammatica, ehm, il lessico dell'italiano e volevo migliorare anche la mia pronuncia perché ho parenti italiani. Volevo parlare con loro senza che sempre <ride> mi ridassero ehm, mm -hmm. della mia Ridessero. pronuncia. Uh -huh. Grazie. Mm -hmm. eh, e quindi. Eh, ho deciso di eh, leggere sull'argomento, sulla, sulla pronuncia dell'italiano e ho cominciato a, ad imparare ehm, um, sì, su internet, ehm, sopra la pronuncia dell'italiano e sulla fonologia in generale. e Quindi ehm, adesso eh, mi interessa ciò che mi interessa più di tutto. È la fonologia storica, cioè lo sviluppo ehm, dei, uh, uh, degli sistem dei sistemi di ehm, pronuncia uh -huh. eh, durante il tempo, ma ehm, sono ancora uh, eh, sono ancora molto appassionato dell'apprendimento dell della pronuncia ehm, della, uh, delle lingue moderne, quindi sì, uh -huh. eccomi qua. <ride> Sì, è vero. Posso confermare, eh, Raf mi ha anche aiutato molto. Eh, se avete visto l'ultimo video eh, che ho fatto sull'argomento pronuncia, ovvero eh, il paragone, il confronto tra italiano e spagnolo, eh, e Raf ne sa davvero tantissimo, è davvero cioè, lui. Se, se gli volete chiedere come si è sviluppato questo suono in italiano, come si è sviluppato questo su, eh, suono in spagnolo. Eh, da dove deriva sì, questo, questo suono. Lui ve lo, ve lo saprà dire. Ora, la sfida per lui oggi è farlo in italiano. Perché normalmente, sì. comuni normalmente comunichiamo in inglese tra di noi. In italiano è vero, sì. un po' più difficile per te. Però volevo comunque parlare in italiano perché alla fine questo canale è in italiano e non in inglese. Sì, certo, non è, non è podcast inglese. Non è, è podcast, podcast inglese. Spagnolo. Esattamente. Allora, c'era intanto Ronald che chiedeva se possiamo parlare anche su come, uh, di come migliorare l'intonazione. Sì, direi che lo faremo, lo faremo mm. più tardi. Uh, però prima partiamo dai suoni, dalla fonologia. Intanto che cosa si intende con fonologia, con fonetica? Cioè facciamo un po' di chiarezza sì. terminologica, cosa vogliono dire questi termini? Sì, quindi ehm, la fonologia è, ehm, in effetti la fonologia è il sistema dei suoni, della pronuncia di una lingua. Le regole che segue la pronuncia di una lingua, mentre la fonetica ehm, sarebbe ehm, la realizzazione ehm, dei suoni nella lingua parlata. Ehm, mm. Quindi capire la differenza tra questi due termini non è, non è molto importante, secondo me, ehm, per l'apprendimento di una seconda lingua, perché mm -hmm. ehm, vogliamo capire le regole della pronuncia, cioè ehm, il sistema, come funziona. E vogliamo anche, cap anche capire ehm, come real realizzare i suoni quando parliamo. Uh -huh. e, e voglio dire anche che ovviamente, ehm, anche se sono riuscito a, a parlare abbastanza bene l'italiano ehm, <ride> in termini della pronuncia, ovviamente non parlo perfettamente e non bisogna imparare ehm, a parlare perfettamente. Eh, non bisogna imparare perfettamente la fonologia, quindi ehm, proprio come la grammatica o il lessico, ehm, la pronuncia, la fonologia è un sistema che si può studiare ehm, e quindi anche se vogliamo migliorare ehm, la nostra pronuncia in una seconda lingua, ehm, sì, non, eh, non bisogna essere perfetto. Ok, quindi primo consiglio che diamo accettare che è impossibile essere perfetti, esatto. eh, che in generale vale per qualsiasi aspetto eh, dell'apprendimento delle lingue, anche mm. della fonologia. E, ehm, tu diresti che è possibile, eh, cioè c'è qualche persona che riesce a padroneggiare la fonologia, che poi fonologia alla fine possiamo anche chiamarla pronuncia. Noi adesso mm. vogliamo fare i figli, no? la chiamiamo tecnologia, <ride> è il termine più preciso scientificamente parlando. Però alla fine si parla di pronuncia a livello popolare, no? Mm. Ehm, quindi eh, c'è qualcuno secondo te che è in grado di imparare un accento alla perfezione, o, o è impossibile, cioè non. Sì, sì, è possibile. Um, è difficile, ovviamente è difficile. Però allora me... devo cambiare, devo mettere. È difficile. <ride> <ride> um, no, per, uh, per parlare, perché allora. Um, dipende, da, dipende da cosa intendi um, con la parola perfetto. Um, ma se stiamo parlando di tipo. Essere in grado di fare finta di essere madrelingua mm -hmm. ehm, sicuramente è possibile, ehm, ma ehm, è necessario in quel caso ehm, eh, parlare ehm, molto bene anche in termini della grammatica e, e della sì. Ehm, um, Lessico, uh, naturalezza. Ah, lessico è naturalezza, esatto, grazie. Sì, perché, eh, perché um... se hai una pronuncia perfetta, ma poi sbagli tutto il resto... <ride> esatto, come me. <ride> no, vabbè, no, finora no, non, hai non hai fatto errori, direi. Eh, <ride> quindi, eh, quindi sì. Sai, c'è anche questa cosa che io ho spesso notato, che se una persona mm. ha un accento molto buono... Mm. Eh, ha un'abilità, magari naturale oppure acquisita eh, di sì. apprendimento di, di, di un accento, di una pronuncia. Sembra poi più bravo in generale. Sì. Cioè sembra che parli, dà l'impressione di parlare la lingua bene. Anche se sì. in realtà non è così, o non per forza. Come tu mi raccontavi sì. recentemente. <ride> Ti è successa <ride> la stessa cosa. No, è, è vero, è vero, ma credo, sia, ehm, credo che non sia un impedimento, ma invece un, un vantaggio ehm, questo fenomeno, perché uh -huh. ehm, se riesci a parlare, quando raggiungi un livello almeno intermedio, ehm, ciò che secondo me è più importante di tutto in termini del, uh, uh, di raggiungere ehm, un livello avanzato, e, um, ascoltare moltissimo la lingua mm -hmm. e, e parlare con i, madre, i madrelingua, ma se quando i madrelingua parlano con te non parlano naturalmente, se cambiano la maniera in cui parlano perché um, sembra che tu non sia in grado di um, capire la lingua um, parlata come sarebbe parlata normalmente, um, Sarà un po' più difficile, secondo me, diventare ehm, meglio nella lingua, sarà più, più difficile migliorare. Ehm, quindi anche se il tuo livello è, è un po' più basso, tipo intermedio, ehm, può essere molto utile se parli ehm, con un accento non perfetto, ma abbastanza vicino ehm, all'accento di un madrelingua. Quindi uh -huh. credo che sia un, un vantaggio, sì. Uh -huh. Ok, vediamo intanto se c'è qualche domanda. Eh, <ride> intanto Ian ti fai i complimenti per la tua pronuncia, che posso, <ride> grazie. Posso, come dire, con cui sono d'accordo. Ehm... <ride> um... Ecco, allora, questa è già una domanda interessante che volevo farti anche io. Jason chiede, è importante eh, fare attenzione alla pronuncia dall'inizio? Tu che cosa fai? Secondo me dici? sì, quando io comincio a studiare una, una nuova lingua, la prima cosa che faccio è studiare la fonologia. E, e questo non vuol dire che se sapete già parlare bene una lingua che non potete... E migliorare la pronuncia perché ovviamente ehm, a qualsiasi livello ehm, si può migliorare la pronuncia ma secondo me si dovrebbe cominciare con la fonologia mm. e non è perché dovresti avere una pronuncia perfetta dall'inizio questo non è possibile devi per avere veramente una, una buona pronuncia secondo me devi, devi saper parlare almeno un po' la lingua ma mm. la ragione per cui si dovrebbe studiare è, prima di tutto la fonologia è il fatto che così si può sviluppare una coscienza è, mm. della, del, del sistema dei suoni della lingua e quindi quando ascolti come parlano i madrelingua Um, capirai cosa fanno quando parlano, capirai uh -huh. um, cosa devi cambiare nella tua pronuncia perché potrai um, notare le differenze tra la pronuncia dei madrelingua e, e la propria pronuncia. Uh -huh. um, e sarà anche molto più facile capire la lingua parlata specialmente quando hai eh, un livello più basso, perché, perché ovviamente con la pratica ehm, diventa più facile capire ehm, uh, i film, i video, eccetera, diventa più facile capire la lingua parlata, ma se capisci il sistema di pronuncia, come funziona, ehm, sarà molto più facile capire dall'inizio le frasi che ascolti. Um, ok, quindi... quindi la domanda che segue è te la faccio tra un attimo, sarebbe come farlo, fare tutto questo, però vediamo sì. qualche altra domanda perché vogliamo sempre interagire. Allora, Faustino chiede: Raffaele quante lingue parli?". <ride> ecco, perché abbiamo detto sei un esperto, sei di questo, quello, però vediamo un po' no, le tue no. credenziali. Allora, quante sì, lingue okay. parli? Uh, che cosa hai studiato? <ride> Aggiungo anche io sì. Uh, ah, ma non avevo non... detto che, io, che studio la linguistica, like, credo, like all'università. Sì, like, scusa, forse sì, forse sì. Eh, sì. Ma allora, eh, a parte dell'inglese e dell'italiano, parlo anche lo spagnolo ed anche il catalano più o meno, perché ho vissuto ehm, per un anno a Barcellona e quindi ho dovuto imparare il catalano. E studio anche il giapponese, quindi parlo. Direi il mio livello è, è più o meno intermedio. Riesco a fare una, una conversazione in giapponese, ma ehm, sì, il mio livello è sicuramente più basso del mio livello in uh, italiano, per esempio. Quindi. Dici una frase sì. in giapponese con l'accento da samurai che mi hai fatto l'altro giorno. <ride> no, no, no. Non, non voglio essere razzista, ma. <ride> ok, eh, non no. ridicolizziamoci <ride> fin da subito. Quindi. Ehm, ti chiedono da dove vieni? Ecco, forse l'ho già detto, però eh, io direi che potreste dirci voi. L'ho detto prima, in realtà se siete stati attenti lo sapete. <ride> Ma potete dirci voi, secondo voi, da dove viene Rafael? Fateci sapere. Sì. Um, sì, diciamo. Se avete sentito la risposta, non ditelo perché stareste barando. Quindi... Uh, ok, vediamo qualche altra domanda. Mm, se vedi qualcosa, se vedi qualche domanda, puoi sempre, puoi sempre dirmelo. Intanto ti chiede... Ecco, non so come si pronuncia il nome di questa spettatrice. Aide? S sai che lingua è? Forse no, non lo so. Non lo so. Comunque, Aide, suppongo, chiede: Da quanto tempo studi l'italiano? Da. Mm, bella domanda. Ehm, da sette anni, otto anni, qualcosa del genere. Sì. Sì. Mm -hmm. Eh, sì, Adesso ho 23 anni, quindi ho cominciato quando avevo ehm, 15 anni più o meno, credo, eh, 23 sì. anni. Sei giovanissimo. <ride> Io ho due anni in più di te, però sei comunque giovanissimo. <ride> sì. Ok, uh, bene, um... intanto abbiamo. Luke, un Luke selvaggio che <ride> appare in chat e ci chiede riguardo all'imparare all la fonetica eh, parli delle lingue moderne, sì stiamo parlando delle lingue moderne oggi, ma vale anche con quelle antiche? Beh Luke ce lo chiede in quanto esperto <ride> di lingue antiche, andate sul canale sì. Scorpio Martianus, o... <ride> bella <ride> eh, domanda, sì. eh, eh, no non, non vale affatto, quindi ciò che fai tu non... È... Sì, mi dispiace, no, 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 no scherzo. Eh, <ride> sì, ovviamente eh, le lingue antiche sono lingue, sono lingue che funzionano proprio come le lingue moderne. Eh, forse la nostra coscienza delle lingue antiche può ehm, essere un po' meno... Ehm, Uh, completa rispetto alla coscienza delle lingue moderne che hanno tantissimi parlanti um, nativi, viventi, no. um, ma la coscienza della fonologia è molto utile secondo me um, quando si studia una lingua uh, morta possiamo dire, uh -huh. lo so Luke che, che non ti piace <ride> Lu Luke la frase sta... lingua morta, ma <ride> Luke sta morendo internamente in questo <ride> momento esatto. Esatto. a sentire la parola lingua morta, <ride> no però non facciamo soffrire Luke, andate sul canale di Luke Ranieri, eh, Polymathy oppure Scorpio Martiano Scorpio se volete Martiano. imparare il latino e andate a vedere la diretta che ho fatto con lui qualche mese fa. Comunque, oggi parleremo però di lingue moderne, mm, quindi. Quindi sì. Eh, intanto eh, qualcuno ci sta dicendo da dove vieni, qualcuno dice Stati Uniti, Argentina. Argenti eh, e solo due, solo due. Forse per il, il nome il fatto che ho detto che parlo spagnolo. Ma. Mm -hmm. eh... Oh. oh. Ok, non, non vediamo più Rafael per il momento. Aspettiamo che ritorni. Sì, sono... mi sentite? Ok, okay sì, ti sei bloccato un secondo, dicevi? Ah, ok. Ehm, allora, sì, sono americano, sono degli Stati Uniti. Eh, americano nel senso di una persona statunitense. Um, eh, sì, prima dell'italiano parlavo solamente l'inglese, quindi ehm, l'italiano è stata prim eh, la prima lingua che io abbia mai ehm, imparato. Ehm, eh, sì, quindi sono madrelingua 100%, madrelingua inglese, anche se sono italo-americano, italo quindi ehm, i, i miei bisnonni <ride> sono nati in Sicilia, ma... Ehm, sì, i miei genitori parlano solamente l'inglese. Quindi, quindi sì. tu non hai imparato l'italiano eh, grazie a, no, no non l'hai mai? Perché i miei... mia nonna eh, sapeva parlare un po' del siciliano che mm. è molto diverso dall'italiano standard, ma sì, eh, niente di italiano! quindi... Mm. Esatto, esatto. Eh, Pasi, pensava che fossi italiano, vedi. Uh, poi ah. hai, hai anche un po' l'aspetto italiano, Sì, resti... un po' <ride> più di me. Sicuramente, <ride> sei più italiano di me. <ride> ah, può essere, può essere. Um, ok, quindi Luke intanto ci dice che <ride> il latino è immortale. <ride> sì, lo sappiamo, ti, sta, sì, sì. Ti, stavamo, ti stavamo trollando. Luke, devi sì. sapere che ci piace farlo, <ride> um, ok. Cintia o oh, Cintia? Sintia, forse chiede: come hai com cominciato ad imparare quando avevi 15 anni l'italiano, no? Io cerco mm. materiali per mia figlia eh, da. Di un, cioè, tua figlia ha 11 anni, quindi tua figlia mm. di 11 anni, ma non ho trovato quasi niente. Noi abitiamo mm. negli Stati Uniti, parliamo l'inglese e lo spagnolo. Ecco, se vuoi dire due parole ah, su no, questo, no. Poi, poi entreremo nello specifico sull'argomento pronuncia, però. Allora, visto che parlate già ehm, lo spagnolo, secondo me ciò che dovreste fare è semplicemente ehm, l'immersione. Si dice così l'immersione mm -hmm, sì. linguistica, cioè ehm, guardare i film, guardare ehm, le serie TV in italiano perché. Ehm, con l'input, <ride> l'input comprensibile. Non, non so se esista. Uh, se esista un, una traduzione eh, giusta. Per questo termine inglese: comprehensible input. Io ho sempre detto input comprensibile. Input quindi... comprensibile. Um, detto questo, um, non so se sia abbastanza. Um, interessante diciamo per eh, una ragazza di 11 anni ma esiste un libro che si chiama l'italiano secondo il metodo natura oh. e ci sono registrazioni di, di questo libro gratis ehm, sul canale che si chiama ehm, uh, Ion Academy ehm, e questo libro secondo me è Molto, molto utile. Eh, lo anche per confermare che questo libro. Eh, si, si può trovare anche eh, il PDF gratis su internet eh, di questo libro. E questo libro eh, ti insegna l'italiano solamente con l'input comprensibile, senza una parola di ehm, nessun'altra lingua. Eh, quindi, secondo me, è forse ehm, la risorsa didattica più completa e più efficace ehm, che esiste per, uh, per l'apprendimento dell'italiano quindi ehm, sì questi sarebbero uh -huh. i miei consigli <ride> ma ehm, forse quando è un po più ehm, grande tua figlia perché io ho, imp ho imparato la maggior parte del mio italiano parlando su internet con amici italiani, quindi ehm, forse quando ha, ehm, non lo so, 15 anni <ride> potrà cominciare a, a comunicare con eh, eh, persone italiane che, che forse vogliono imparare l'inglese o, o lo spagnolo, quindi, sì. mm -hmm. quindi se vi interessa questo, questo... questa risorsa la trovate... trovate il link nella chat, l'ho messo poco fa. Mm. Quindi, eh, ora... Uh, Juan, ci no, non è, uh, sì, Juan ci chiede. Juan uh, ci chiede. Traduco in italiano. Uh, vivo in Italia uh, da due mesi. Uh, credete che si possa imparare a acquisire uh, l'accento nativo madrelingua in una lingua? Saluti dall'Abruzzo. Sì. Saluti a te, Juan. Spero che. Hola Juan, sicuramente so. <ride> se puoi a No, no, faccia, facciamo in italiano, se no scappano tutti. sì, sì sì, sì, sì. Quindi, ok, eh, in sostanza, eh, meglio iniziare prima. Mm. Cosa bisogna fare? Sì, ok, quindi secondo me ehm, si dovrebbe cominciare con due cose. Prima di tutto... Ehm, ci sono alcuni ehm, concetti di base che si dovrebbero imparare mm -hmm. e poi si dovrebbe cominciare ehm, ad imparare le differenze tra la lingua madre, cioè ehm, la propria lingua madre, e la lingua che, che si studia, la lingua che volete imparare. Um, quindi per esempio nel mio caso quando ho cominciato a studiare la fonologia dell'italiano e dello spagnolo ho paragonato la fonologia dell'inglese del, del mio dialetto dell'inglese che sarebbe um, l'inglese americano um, con l'accento che volevo imparare quindi um, non eh, ci sono molte persone che parlano ehm, del concetto di perdere un accento. Mm. Ma non si dovrebbe. Ehm... metterla mm. in questi termini. Sì, esatto, metterla in questi termini. Invece, credo si dovrebbe parlare di ehm, acquistare. Eh... Acquisire, direi. Acquisire. Sì, non acquistare. Mm -hmm. Grazie, acquisire. A acquistare significa acquistare. Com Comprare. Al supermercato comprare, sì, esatto. comprare di solito almeno acquisire invece vuol dire sì. ottenere possiamo dire mm, ottenere. Eh, quindi acquisire un accento e non perdere mm. esatto esatto ehm quindi vi posso dare qualche esempio, forse dal, dall'inglese. Davide ha fatto un, un video, un, un bellissimo video, in cui spiega alcun, alcune differenze tra ehm, la fonologia spagnola e quella italiana. Ehm, ma comunque ehm, i concetti di base, che secondo me, quando parliamo di suoni, i concetti che si dovrebbero imparare sono... Prima di tutto, ehm, in termini delle consonanti, ehm, ci sono due concetti che si, che si dovrebbero imparare. Ehm, il concetto del punto di articolazione okay. e il concetto di modo di articolazione. Punto o luogo di, ar di articolazione. Eh, quindi punto o, luog o luogo di articolazione e modo di articolazione. Ok. Ok. Ehm, quindi... Li vediamo? Eh... Sì. Allora vediamo. Punto di ah. articolazione, direi. Iniziamo da questo. Punto di articolazione. Quindi che cosa vuol dire? Punto... Sì, quindi vuol dire, um, <ride> letteralmente vuol dire il punto nella bocca dove si realizza il suono. Quindi, per esempio, i denti e il punto della lingua sono insieme un punto di articolazione. Quindi um, in inglese c'è un, un suono che risulta essere a volte un po' difficile per gli italiani, cioè il suono th, tipo, tipo thing, oppure um, sì, quindi il suono thing ha un punto di, um, di articolazione interdentale, cioè si mette il punto della lingua tra i denti e quindi ehm, non si dovrebbe imparare ogni punto di articolazione che, che esiste ma invece ehm, quelli punti di articolazione che sono rilevanti alla lingua che, che studi ehm, okay. quindi nel caso dell'italiano per esempio abbiamo, ehm, non abbiamo questo suono TH Mm. ma abbiamo altri consonanti, uh, altre consonanti dentali, uh, dentali tipo, per esempio, i suoni um, della T, cioè T, come tempo e della D, come d. Dente. <ride> dente, esatto. Davide, Davide. Davide, Davide, esatto. Ehm, quindi, ok, adesso vi do un esempio di una differenza tra l'inglese e l'italiano. In inglese, quando pronunciamo il suono D della D, tipo Davide, non mettiamo la lingua, il punto della lingua di solito non tocca ehm, i denti, ma invece tocca una parte della bocca che si chiama la cresta alveolare, cioè la parte del, ehm, del tetto della bocca, ehm, il palato. Il palato, sì. Um, immediatamente prima dei denti, quindi invece di. Ok, proprio appena prima dei denti. Esatto, okay. appena prima dei denti. Quindi invece di un, un anglofono, invece di dire Davide, direbbe Davide D. -d, -d". È mm. non, non è importante se non riuscite a sentire la differenza adesso, ma questo è. Un esempio di una differenza che si può imparare a fare con la lingua, di tipo cambiare il punto di articolazione del suono. Quindi io dovevo imparare a mettere la lingua non ehm, contro ehm, uh, la cresta alveolare, ma invece contro i denti quando dico una parola una parola, so. ho, ho cominciato a parlare in <ride> spagnolo. Eh, <ride> ehm, eh, una parola come Davide. Mm -hmm. eh, sì, quindi... Ok, eh. okay quindi, quindi, quindi sì, questo è il punto di articolazione. Sì. E esatto. Quindi ogni suono che poi in maniera tecnica si chiama fonema, mm. Se parliamo di un sistema fonologico, quindi il ah, sistema mh. di una lingua. Ecco, I suoni si chiamano fonemi giusto sì. per, per mettere i puntini sulle i per quanto mm. riguarda la terminologia, noi possiamo anche chiamarlo suono perché siamo tra amici. <ride> Però <ride> eh. quindi avevi no. altri esempi del punto di articolazione? Eh, fo forse dovremmo spiegare ehm, il modo di, ar di articolazione. Il modo, allora... parlare di alcuni suoni. Ehm, quindi okay. il modo di articolazione è molto, ehm, forse evidente dal, dal nome, ma il modo di articolazione è il modo in cui si realizza il suono. Quindi per esempio ehm, il suono T o D... Questi suoni si chiamano occlusive e uh -huh. le consonanti occlusive sono consonanti in cui l'aria ehm, viene bloccata per un attimo e poi questo blocco ehm, si rilascia, questo blocco. quindi ta o da o ba o ca, ehm, Quindi l'aria non, eh, non fuoriesce ehm, uh -huh. per un attimo. Quindi questo è un modo di, articolazioni, di, di articolazione, ma anche, um, ci sono anche le consonanti fricative, che sono consonanti um, per cui l'aria continua a fuoriuscire, um, ma c'è frizione. Quindi per esempio S o F o Th, quindi possiamo dire che Th è una consonante dentale ed anche fricativa, quindi il punto di articolazione sono i denti e il modo di articolazione è, 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 è una fricativa. Mm -hmm. Sì, fricativa. Intanto volevo rispondere un attimo. Quilquil quil ci dice: In verità i suoni sono, I suoni sono... foni. Suoni. I fonemi no. sono i foni che hanno carattere distintivo, tipo la P di pala, e la S di s e la S di sala. Sono foni ah, uh, in, in cui creano la coppia minima pala sala. Beh, però detto all'interno di una lingua di un sistema fonologico mm. parliamo di fonemi, sì, uh -huh. esatto, ma Quilquil... Ehm, quil. <ride> Ha ragione nel senso che un fonema in una lingua può avere ehm, diverse realizzazioni, dip uh -huh. dipendendo dal contesto. Uh -huh. ehm, quindi se parliamo di una realizzazione, un suono specifico, parliamo dei foni. Ma se parliamo di un suono... Ehm, ah, eh, qui quel quel di... dice la frase finiva nel commento dopo non avevo visto eh, quindi li definiamo fonemi e non semplici foni, ok, quando ah. creano una <ride> coppia distintiva quindi pala e sala l'unica differenza è p e s quindi, esatto. il... ecco. quindi sono fonemi ehm, diversi ma per esempio ne nell'inglese abbiamo ehm, nell'inglese abbiamo il suono a ah", che non esiste in italiano quindi se dico mm. Invece di pala, se dico pala, o oh, forse, forse se dico pala con la vocale inglese oh. della parola um, father, se dico uh -huh. pala, invece di pala, non è un altro fonema, uh -huh. è la stessa fonema, ma è un'altra realizzazione del, uh, dello stesso fonema. Nel, è un, mio è modo, uh -huh, nel mio modo personale di realizzare quel fonema. Mm, esatto. Quindi ogni, quindi ogni volta che ci sarà una A, io la sto producendo in un modo, in questo caso non nativo, che ho. Sì, ma possiamo parlare anche di ehm, allofoni, mm -hmm. che sarebbero perché questo suono non si usa in italiano quindi uh -huh. è un altro fono ma non è un allofono perché non, non si usa in italiano ma uh -huh. ehm, i fonemi possono avere anche ehm, degli eh, allofoni uh -huh. cioè un'altra realizzazione ehm, di un altro contesto fonologico quindi uh -huh. per esempio nella parola anche anche mm -hmm. non diciamo o ancora, non la n, c'è una n, si scrive con n, ma non si pronuncia n, non diciamo ancora, diciamo ancora. Mm -hmm. Quindi la n normalmente si mette la lingua, ehm, la lingua tocca ehm, la cresta alveolare, ehm, quindi n, o a volte tocca ehm, i denti, ma non importa. Mm -hmm. ehm, ma invece, quando diciamo ehm, ancora ehm, la N diventa un altro fono ehm, perché diventa il punto di articolazione, diventa velare, cioè mm -hmm. in fondo della bocca. Quindi diciamo un, 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 an. Che... E questo suono. Esatto. Un, 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 sarebbe il suono di mm. leven. Living... In inglese, esatto. In inglese. Ma sono allofoni, perché non esiste una differenza in, in questo contesto tra mm -hmm. N e ng. Quindi non possiamo avere un'altra parola che si pronuncia anche mm -hmm. o ancora. Ecco. Esiste solamente ancora. Mm. È un po' farei questa analogia. Poi mi dici se è corretta. È un po' come mm. se tu vedi il colore bianco di questo muro. Mm. Quando la luce. È forte lo vedi molto chiaro quando è buio lo vedi un po diverso ma la sua mm. natura in realtà è sempre bianco io lo percepisco come bianco così come io percepisco ancora quel suono come una n mentalmente ma esatto. in realtà se vado ad analizzare il suono effettivo come se andassi ad, a, a vedere esattamente in questo momento che colore c'è qui Vedrei che non è bianco, ma è un colore diverso, no? In base al contesto. Ha senso questa metafora? Non so. Esatto, no, no, sì, ha, ha senso, perfettamente ha senso. Ma in altre lingue ci potrebbe, ci potrebbe essere una differenza distintiva tra, uh -huh. questi, due, tra questi due suoni. Come Quindi in inglese? In inglese, per esempio, uh -huh. abbiamo una differenza tra sen e sing o sen uh -huh. thin e thing. Sono quindi parole. Scrivo le parole. Uh -huh, quindi scrivo le due parole. Uh, la seconda hai detto. Sten. 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 Ecco quindi: ecco quindi in inglese vediamo che c'è una vera differenza distintiva. Perché mm. fare un suono o fare l'altro significa eh, ottenere una parola diversa. Esatto. esatto, esatto. Ok. Ok. Um, e poi, um, sì, quindi, capendo questi concetti, si può cominciare, ed io, um, la verità, ho imparato quasi tutto um, su Wikipedia in termini della pronuncia delle lingue che studio, perché c'è moltissima inform informazione totalmente gratis su molte lingue in termini della, della fonologia, della pronuncia, ma devi semplicemente essere in grado di leggere l'articolo e capire ciò che, <ride> ciò ecco. che descrive. Per esempio mm. la pagina della fonologia dell'italiano, adesso metto il link se vi interessa, in mm. italiano adesso non, non mi ricordo se è fatta bene, però nel caso potete vedere anche la pagina in... In inglese, vi, vi metto anche la, la pagina in inglese. E quindi, secondo me è una buona idea iniziare a cercare di capire cosa dicono, cosa mm. c'è scritto, anche se all'inizio può essere un po' l'impatto iniziale, first reaction shock. <ride> questo, è un, questo è un meme, scusatevi, questo è un meme che in Italia in questi giorni. <ride> L'impatto iniziale ehm... può essere, può essere molto, molto forte con tutti questi simboli, mm. tutti, questi, mm, eh, tutti questi simboli, queste parole tecniche, questo linguaggio tecnico. Sì, può essere scoraggiante, forse. Mm -hmm. Ma è proprio come la, gra la, la grammatica in termini della morfologia e la sintassi. Mm. Ehm, perché ci sono molti termini che all'inizio sembrano troppo difficili ma dopo aver studiato la, la grammatica ehm, si sviluppa una coscienza della grammatica, de, della lingua che si studia e quindi alla fine ehm, eh, raggiungi un, un livello più alto e riesci a, a costruire frasi ehm, corrette nella lingua che, che studi e quindi succede lo stesso con la fonologia. Può essere un po'... Difficile all'inizio capire ehm, tutti questi termini, eh, di ehm, fare pratica per essere in grado di ehm, eh, produrre eh, uh -huh. i nuovi suoni nella lingua che studi, ehm, ma è molto molto utile, secondo me, ne vale la pena. Ne vale la pena, ne vale la pena, esatto. E ci sono anche altre risorse, ehm, tipo video su internet, che, che descrivono la fonologia di, di diverse lingue, quindi ehm, non devi <ride> semplicemente usare Wikipedia. Ehm. Anche, anche Wikipedia, <ride> però... Uh... Sì. Uh -huh, sì. A a me, io per l'inglese usavo questo Rachel's English anni fa, ah. eh, non mm -hmm. so se lo conosci. No. Uh, è una di... lingua inglese <ride> ok è vero, è vero non ti serve. no però um, è un canale che spiega proprio tecnicamente come si producono i suoni in inglese americano mm. e mi ha aiutato tanto mi ha aiutato tanto a farmi capire a farmi a farmi capire proprio um, come come si fanno i suoni esattamente in quale mm. contesto? Per esempio, una cosa che mi viene in mente. In inglese americano il suono a si pronuncia a, um, per esempio, in una parola come cat. Bat, o cat. cat bat, ma cat. quando mm. hai un, una, una m o una n non dici in americano mm. can, ma dici can. 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 Quindi è, è... questo è un esempio di, eh, di... allofono. Esatto. Della... di a. Perché can sembra molto britannico. Britannico, sì. Britannico, sì. Quindi eh, non è che viene percepito come un, 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 un suono diverso, no? Mm. Anche se è diverso in quel contesto. Quindi questo è il concetto di allofono di cui parlavamo prima. Esatto. Corretto? Sì, corretto. E quindi forse dovremmo anche parlare un po', se non è troppo informazione, ma, ma comunque possono <ride> forse riascoltare qualche, qualche volta se, se vogliono veramente eh, imparare tutti questi concetti. Ma, ma potremmo anche parlare un po' eh, delle vocali, forse, perché ci sono anche alcuni concetti che secondo me sono tipo ehm, le basi che si dovrebbero capire per poi capire... Okay. Quindi, ehm, quando parliamo dei vocali, ehm, delle vocali delle vocali, grazie. Uh -huh. Quando parliamo delle vocali, parliamo di caratteristiche, ehm, forse tre caratteristiche, molto importanti, eh, molto importanti, sì. Eh, sì. <ride> per capire come si realizza una vocale, eh, okay. cioè. Um, l'apertura o la, la chiusura la um, uh, sì, l'apertura o la chiusura della bocca. Quindi, mm -hmm. per esempio, la vocale okay. a quando si pronuncia, quando si quando si pronuncia una vocale come a, um, la bocca è molto più aperta, e la lingua è molto più um, lontana. Dal, uh, dal palato rispetto ad una, ad una vocale come i perché quando dico i la lingua è molto molto vicina al palato mm -hmm. e si può, si può ehm, non lo so ehm, eh, si può eh, fare un, un esercizio tipo yeah, yeah, per sentire questa differenza come ehm, si muova la lingua ehm, quindi da I a A, o A. Quindi I, A, I. E possiamo sentire proprio, vederlo anche in questo caso, ai, ai, come, come mm -hmm. la, lingua, la lingua si, si muove. Secondo sì. me, una cosa che è importante anche eh, mm -hmm. è prendere coscienza di cosa sta facendo la bocca quando pronunciamo sì. un suono. Quindi sì. una, una, una consapevolezza della posizione, del, del, del punto di articolazione, abbiamo detto, del, del modo di articolazione, anche proprio di sentirlo fisicamente. Mm. No? No, un esatto. Po come, sì. Un po' come quando uno va in palestra e vuole imparare a fare un esercizio, deve imparare la forma giusta e deve sentire il movimento dei mm. muscoli. Ecco, secondo sì. me è un po' simile. Uno deve prendere proprio coscienza di, di, di cosa sta facendo, cosa succede dentro la bocca, ok, sembra brutto. <ride> no, ma, ma hai ragione, perché ecco perché, per esempio, gli studenti all'università della linguistica okay. eh, nel primo anno e forse anche dopo, eh, tipo nel, nel mio caso, eh, vanno in giro facendo strani <ride> suoni. Ok. <ride> di che genere? Eh, no, per, per sviluppare una, una coscienza di eh, come si realizzano i suoni dentro della bocca mm -hmm. e quindi facendo e direi, eh, anche mm. nella propria lingua, cioè stiamo adesso parlando mm. della propria madrelingua, perché poi esatto. in un imparare nuovi suoni in un'altra lingua è il passo successivo. Mm. Esatto. Uh -huh. um, allora, quindi um, il grado di apertura e chiusura e poi c'è anche, um, ci sono anche le vocali anteriori e posteriori. Quindi le vocali in cui la lingua o va in avanti della bocca o uh -huh. in fondo. Quindi, per esempio, quando dico i, i la lingua va in avanti della bocca. Molto vicina ehm, ai denti, ma quando dico invece u, u", u" la lingua va in fondo. Mm -hmm. E quindi abbiamo, ehm, se andate su internet e cercate IPA Vowel Charts, ehm... ecco, lo metto adesso magari se riesco. Ah, okay. Mettiamo per l'italiano. Sì, per l'italiano. Ok, uh, Italian vowel chart che si chiama in italiano anche quadrilatero vocalico. Quadrilatero. Quadrilatero sarebbe una figura mm. con quattro lati. Come sì, un quadrato, tanto, un trapezio. Un. un mm. uh, ecco quindi quel si chiama quadrilatero vocalico. Vediamo se. Aspetta, come si fa? Devo. Devo condividere un attimo lo schermo, secondo solo. <ride> eh, non non l'ho preparato. Comunque, tu puoi iniziare a spiegare che cos'è. Sì, sì, sì. Quindi, ehm... eh, allora le vocali possono essere in qualsiasi parte di, di ehm, questo quadri quadrilatero. <ride> eh, è tipo una, una mappa della bocca quasi perché la i vedete la i è, è molto vicina al, ai denti ed anche al palato quindi, quindi ok spieghiamo intanto cosa vuol dire questo, questo quadrilatero cioè questo, questo rappresenta la bocca è una rappresentazione esatto. stilizzata della bocca mm, quindi esatto. qua avremmo i denti mm. giusto giusto sì questo è il palato quindi, mm. quindi questo è il palato e eh, questo, questa è la parte posteriore eh, della nostra bocca. Sarebbe quindi... la, la zona del velo palatino. O sbaglio, esatto. no? Si chiama velo palatino. Come si chiama in inglese già? Um... The velum. The velum. Ecco, velo palatino. Quindi sarebbe quel punto mm. eh, alla fine, diciamo, del, del palato, possiamo dire così, no? Mm. C'è anche... Sì, sì, esatto. Mm -hmm. um, quindi questa è una bocca. E... Sì. Quindi abbiamo le vocali um, uh, anteriori, quindi I, mm -hmm. E, E. Abbiamo una, vo una vocale centrale ed anche um, aperta, cioè la A. Mm -hmm. Abbiamo, e poi abbiamo tre vocali um, posteriori, cioè O. O U, mm -hmm. Quindi abbiamo um, due assi. Abbiamo, esatto. abbiamo l'asse eh, anteriore e posteriore, di... ah, sì. esatto. che è questo che abbiamo anteriore, visto. Posteriore. E poi abbiamo l'apertura e la chiusura, che è l'altro, che è questo asse. Esatto. Quindi... E poi finalmente l'unica cosa che dovreste sapere è che ci, ehm, le vocali possono essere o... Ehm, arrotondate o non arrotondate. Ehm, mm -hmm. Quindi, per esempio, I è una vocale non arrotondata perché le labbra ehm, non, non si muovono. Ehm, mm -hmm. Ma invece, la U, quando dico U, vedete ehm, come ehm, le labbra cambiano, cambiano di, di posizione. Mm -hmm. um, quindi U, O, O, um, tutte, queste vocale, tutte queste vocali sono arrotondate. Um, mm -hmm. e ci possono essere anche, per esempio, vocali um, arrotondate um, anteriori, quindi per esempio um, nel francese c'è la vocale U, c'è come una I, quindi um, è una vocale chiusa, ed è una vocale anteriore, mm -hmm. ma è anche arrotondata, I, mentre la I è non arrotondata. Quindi sare la posizione sarebbe qu sempre qua, eh, nel, nel quadrilatero vocalico? Esatto. La differenza è che facendo questa forma con le labbra abbiamo il suono I. Quindi, mm. se voi passate da I per fare U, dovete solamente chiudere le labbra. I, esatto, senza i, muovere i, la lingua. E, sen e sentite come cambia il suono. Ma la lingua è sempre in questa posizione, quindi anteriore aperta. Esatto. Mm -hmm. E quindi così possiamo capire esattamente come si realizzano ehm, tutte le sette vocali dell'italiano. Mm. Ehm, quindi... Può essere un po' difficile per eh, un, eh, una persona madrelingua eh, spagnola, per esempio, ehm, imparare le sette vocali dell'italiano, perché in spagnolo abbiamo solamente cinque vocali, quindi non c'è questa differenza tra E, E o O. Ma capendo che la differenza è la chiusura o l'apertura della bocca. Vediamo no, anche per lo spagnolo, così vediamo, vediamo la differenza tra, eh, tra i due, no? Esatto. L'italiano... Eh, dove oh. sono finito? Ecco, vedete, gli articoli di Wikipedia sono piuttosto dettagliati a volte. Quindi vedete Ehi. la differenza, no? Lo spagnolo, eh, lo spagnolo ha solamente cinque vocali, quindi vedete, eh, mm. vedete questa. Eh, in realtà abbiamo sì. una vocale a metà. Ecco, l'italiano mm. ne ha una qua e una qua, che sarebbero O, O, poi stiamo parlando dello standard. Sì. Lo spagnolo ha una vocale che invece è a metà, che come si pronuncia? Mm. Facci sentire. O. Oh. O, quindi è a metà. Como todo. <ride> mm -hmm. Mm -hmm. E la è... differenza, ri ripetiamo, sarebbe il grado di apertura. Sì. Mm -hmm. Quindi guardando... Ehm... Guardando questo eh, quadrilatero, mi piace questa questo. Grafico, questo grafico. <ride> sì. <ride> um, un spagnolo non, probabilmente non rius uh, riuscirà dall'inizio a pronunciare perfettamente le vocali dell'italiano, ma mm -hmm. potrà sviluppare una coscienza um, del sistema vocalico dell'italiano. E così... Dopo aver imparato a parlare ehm, ad un livello intermedio, di diciamo, ehm, sarà molto più facile ehm, realizzare questa differenza tra E, E o, o quando parla questo spagnolo ipotetico. Mm -hmm. eh, sì, facciamo sentire la differenza solo per essere chiari, perché magari non tutti conoscono questi simboli, quindi abbiamo E, E. Io spesso parlo di e, ap e, e aperta e chiusa nei miei video mm. e qua vediamo esattamente la differenza nella realizzazione di questi due suoni. Eh, quindi E, E o O e vediamo come sono. E poi qua abbiamo A, U, I, ma questi sono abbastanza facili solitamente. Anche se non dipende dalla lingua che parlate, credo. Okay. Sì, certo. Per esempio, per un parlante di inglese eh, madrelingua, la «u» può essere un problema, perché eh, sì. ci sarà la tendenza a dire uu". «u». sì, -u -u «food». «Food», quindi «scusa». Sì. Ecco, questo che suono è? Mm. Ah, che suono è questo, que questo «u», sì. Qual è M la differenza tra «u» italiano e «u»? Sì, quindi la «u» italiana è Una. Um, uh, mono... monotongo. Monotongo. Monotongo, esatto, sì, monotongo, credo. Mentre il suono inglese è un dittongo, cioè mm -hmm. c'è un, eh, un cambio durante mm -hmm. la produzione eh, del suono della posizione della bocca. Quindi mm -hmm. la lingua eh, si, eh, si muove. Per pronunciare questo suono, quindi non dico u quando, quando, quando dico la parola food, ma invece u, u", u" le, uh, le labbra. Uh, uh, quindi um, c'è un, uno spostamento. Sì, esatto, uh -huh. spostamento delle labbra e della lingua. Um, questo in, è un dittongo. Uh -huh. um, quindi ecco perché bisogna studiare la fonologia del. Eh, della propria lingua madre ed anche della lingua che si studia, mm -hmm. perché così si può imparare a realizzare ehm, i suoni nuovi. Eh, Vogliamo fare vedere anche sì. quello dell'inglese, dato che lo stiamo, ne stiamo parlando. Sì. <ride> Ma dipende dal, dal, di, dipende dal dialetto. Forse vediamo... Uh -huh. uh, adesso ecco questo. Sì, uh... questo sarebbe forse l'inglese americano perché allora abbiamo ehm, i, A, e, e, ok. Adesso è eh, California sì. English, ok. <ride> Facciamo oh, ma Io non, il... non sono di California, ma comunque <ride> abbiamo i, e o ei, può essere un, un dittongo quindi e... i. Uh -huh, e, yeah. tipo it o bit uh -huh. e cioè bet a cioè bat a uh, tipo ah no questo è er tipo cool, er right? oppure uh -huh. um, far er eh, uh -huh. poi ah no 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 questo è er <laughs> la, pro uh -huh. sì, sì. la prossima vocale uh -huh. è a tipo cut o mm -hmm. but. Um, poi abbiamo a tipo father mm -hmm. um, e poi o, o o tipo boat che nella mia pronuncia sarebbe um, un ditongo. O, mm. o. Quindi passa da questo a, a lui o a lui? Mm, è, un po', è un po' complicato. Ok, da, okay da vabbè, primare, non, ma... non entriamo <ride> nei dettagli dell'inglese. <ride> sì, sì, sì. sì, sì. Eh, poi abbiamo O, tipo book, uh -huh. e finalmente U, tipo food, okay. che per me è un ditongo. <ride> uh <-huh. ride> eh, Quindi questo è, sì. eh, questo è quello che si chiama popolarmente accento, almeno per le vocali, sì, e esatto. poi anche le consonanti. Quindi quando Ma si dice accento, avere, avere un accento, eh, si tratta appunto di singoli suoni, esatto. cioè singoli consonanti e vocali, poi c'è anche l'aspetto dell'intonazione, è vero, o mm. la, la prosodia, no? Sì, eh, su quindi... cui abbiamo ricevuto anche delle domande, quindi magari potremmo, se abbiamo tempo, possiamo anche... Spiego, dedicare... Forse spiego una cosa e poi passiamo sì. alle domande. Ok, um, quindi per esempio... Abbiamo questa vocale E e poi la vocale I e per um, un parlante dell'inglese, una parte dell'accento eh, inglese o anglofono ehm, esiste il fatto che per noi non è molto naturale pronunciare una I all'inizio di, di una parola o in, o in, una, una, in una sillaba atona mm -hmm. um, di una parola. Quindi, Cosa per vuol esempio. Dire, sillaba atona"? Una, una sillaba su cui non cade l'accento. Mm -hmm. ehm, quindi per esempio in italiano abbiamo la parola eh, italiano, oh, mm. un altro esempio sarebbe eh, interessante, quindi l'accento cade su ante, interessante, no? Mm -hmm. ehm, quindi ma all'inizio della parola abbiamo il suono i, ma molti dicono invece in interessante, uh -huh. tipo la parola interessante. interesting uh -huh. interessante invece di interessante. E quindi capendo questa differenza, avendo una coscienza di questa differenza, si può ehm, diventare capace di non avere questo accento, cioè una realizzazione di, di un fonema ehm, in questo sì. caso basta però usare un altro fonema che esiste già eh, nella propria Nel lingua, l'inglese, quindi il nostro ipotetico esatto. parlante di inglese può sì. dire ok non devo dire interessante come it ma devo dire interessante come it, quindi esatto. mangiare in inglese. Però mm. come fare invece quando eh, una lingua ha un suono che non esiste nella nostra madrelingua? Quindi, sì, in come contesto... per esempio la R, no? un, un parlante r. Di, 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 di inglese madrelingua non ha il suono R, che poi sì. è uno di quelli che danno più problemi. Come, come comportarsi con questi suoni? Ehm, allora, con questi suoni si deve fare pratica, ma per fare pratica si deve capire il modo d'articolazione ed anche mm -hmm. il punto di articolazione se parliamo di, di consonanti, quindi ehm, la doppia r, per esempio, tipo nella parola vorrei, ehm, è, un è, è una consonante vibrante, uh -huh. quindi c'è una vibrazione del uh -huh. punto della lingua che tocca alla cresta alveolare. Quindi, uh -huh. sapendo <ride> ehm, tutto questo, questi due dati... Mi due informazioni sì, due informazioni, due, oh, sì, due, due informazioni. Um, non sarà molto facile fare perfettamente questo suono dall'inizio ma tipo nel, nel mio caso quando ho cominciato a, a studiare l'italiano non riuscivo a pronunciare bene le, le, uh, la doppia R quindi io, di, io dicevo invece di vorrei dicevo vorrei o invece di ehm um, Boh, basta quest questo esempio credo Ma comunque, caro ehm, carro. caro, sì, carro, caro. dicevo caro invece di carro che è un'altra parola uh -huh. ehm, quindi eh, bisognava fare pratica e quindi per, eh, per mesi e mesi ho fatto pratica per eh, imparare a pronunciare a realizzare questa vibrazione con il punto della lingua toccando la cresta alveolare. E adesso mm. riesco a farlo senza problemi. Quindi, ehm, sì, a volte... E come fai, è... come fai a capire eh, eh, come mettere la lingua in un certo punto di articolazione? Devi... come dire... Scusa, cosa hai detto? Eh, come, come tu hai detto, la R... Per mm. pronunciare la R devi mettere la lingua, la lingua deve andare a toccare la cresta alveolare. Sì. Questa è la teoria. E in pratica come faccio a imparare a fare questo movimento? Questo suono in particolare? Sì, per esempio allora, o no, no, io... in generale, no? Come si fa? In generale Um, si fa con la coscienza di, di, del movimento della lingua e, e della bocca, quindi um, a volte può essere utile anche cominciare con altri suoni vicini alla su al, al suono che, che vuoi imparare, um, ma che sono più facili eh, da realizzare, quindi per esempio la R singola perché esiste nell'inglese, abbiamo tipo nella parola water, abbiamo questo um, r, r, che mm -hmm. è più o meno lo, lo stesso um, rispetto alla r singola, tipo nel, nella parola parola, per esempio. Mm -hmm. um, quindi io nel mio caso ho cominciato a dire mm, vor, vor, rei, vor, rei, vor, rei. Uh -huh. adesso no, non, non riesco a farlo senza <ride> fare la doppia R ma ehm, facendo pratica così credo che alla fine ehm, si riesce a, a fare il nuovo suono è anche una questione di allenamento muscolare se vogliamo sì esatto lingua. allenamento muscolare quindi può essere che dopo un mese non riesci a farlo non riesci a farlo, ma dopo due mesi di pratica, eh, riesci a farlo. Quindi sì, può, può succedere così. E qualcuno ha detto nel chat. Mm -hmm. eh, sì, non sto guardando i commenti raccoglio. perché volevo adesso prendere un po' i commenti. Però, se vedi sì, qualcosa. Ma qualcuno aveva detto che credo che non esista il modo facile per pronunciare gli. E questo è, è un altro suono dell'italiano che risulta essere un po' difficil eh, difficile. Anche per me. <ride> <ride> sì. um, ma è un altro esempio di, eh, di un suono per cui um, bisogna imparare il punto di articolazione, um, il modo di articolazione e poi fare pratica. Fare allenamento muscolare. <ride> Quindi mm -hmm. um, yeah, um, è un suono laterale, um, mm -hmm. cioè è un suono tipo la L, eh, l cioè l'aria passa um, dai lati. Ah, dai lati, sì, esatto, mm -hmm. <ride> grazie. Um, ma invece di mettere il punto della lingua alla cresta alveolare uh -huh. tipo l, l invece mettiamo la lama della lingua che ehm... cos'è la lama? La <ride> la è lama... un'arma? <ride> <ride> no 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 è questa parte lunga della uh -huh. lingua invece del, del punto abbiamo la lama della, della lingua okay. e quindi ehm, la lama della lingua tocca al palato quindi è quasi come dire una Y e una L allo stesso tempo. Quindi se mettiamo la lingua nella posizione per fare il suono L, mm -hmm. e poi se mettiamo ehm, la parte ehm, posteriore della lingua ehm, al palato, mm -hmm. ehm, possiamo fare questo suono, quindi mm -hmm. gli, così possiamo in, imparare a, a pronunciare gli. Tipo gli Però ci vuole molto esercizio. Esatto, ci vuole molto ci vuole esercizio. esercizio mm -hmm. Ma non è impossibile, non è impossibile, perché mm -hmm. io non ho che questo suono in, in, eh, nella mia lingua madre. In, in inglese non esiste gli. Okay. Quindi io all'inizio dicevo Invece di migliore dicevo migliore. Ma mm -hmm. adesso, sto, eh, adesso so pronunciare questo suono perché ho fatto pratica. e eh, Ho studiato la maniera in cui si realizza eh, questo suono. Mm -hmm. eh, forse hanno altri. Ehm... Sì, vediamo, vediamo qualche domanda. Vediamo qualche domanda, domanda qualche commento. Domanda. Se, se sì. c'è qualcosa. Mm... Ecco, Justin dice, mi piace pensare a una lingua come uno stile di esercizio fisico. Per parlare l'italiano usiamo muscoli parti della bocca diverse o diversi da quelle usate per parlare il cinese, per esempio. Sì, è vero, no? Sì, esatto. Quando parlo cinese... Uti... no, scherzo. Eh, <ride> fortunatamente non, non parlo il, il cinese. Ma è proprio così. Quindi ehm, adesso credo che tipo... Ehm... Eh, tutta, tutta questa eh, settimana dovevo <ride> fare un, un po' di pratica perché ehm, a dire la verità ehm, in questo punto della mia vita non, non utilizzo molto l'italiano quindi, ehm, uh, quindi avevo bisogno di un, di un po' di pratica prima di fare questa diretta con, con Davide Um, ma ho fatto... Te la stai cavando benissimo comunque. <ride> grazie. Anzi, grazie, complimenti grazie. per la tua preparazione. <ride> io non ero minimamente preparato, invece tu stai salvando questa diretta. No, dai. Um, sì, quindi con la pratica diventa molto più facile. Perché io, per esempio, eh, il mio, eh, ieri, credo, il mio amico italiano mi ha mandato una registrazione in italiano che io ho fatto ehm, sette anni fa e quando ascolto me stesso parlando italiano è molto diverso da, <ride> da come parlo adesso eh, sembra molto più americano diciamo quindi mm -hmm. ehm, sì, bisogna fare pratica perché così si può raggiungere eh, si può, si può ehm, raggiungere un, un livello più alto, non semplicemente nel, eh, nel lessico e nella grammatica, ma mm -hmm. anche nella ehm, naturalezza in termini della pronuncia. Mm -hmm. eh, sì. Ecco, e vediamo magari come, come farlo esattamente. Ok, hai detto che bisogna innanzitutto capire il punto di articolazione di un suono. È mm. il modo di articolazione, um, sì. poi eh, poi, però, cosa facciamo? Quindi cerchiamo di mm. mettere la lingua in quel punto, articolare il suono in quel modo, ma cosa facciamo? Cioè che esercizi sì. possiamo fare? Quindi possiamo, ehm, a parte di semplicemente fare pratica da solo, è molto importante interagire con parlanti nativi con uh, dei madrelingua ehm, uh -huh. della lingua che, che sta imparando quindi per esempio nel mio caso per imparare a pronunciare bene la doppia r o le doppie in generale o il suono gli ho dovuto chiedere ehm, agli amici italiani tipo in questa, in questa registrazione sembra giusto ehm, uh -huh. questo suono e poi di solito ehm, i madrelingua non, non sanno spiegare esattamente perché non sembra giusto ma sanno spiegare se sembra giusto o no e che quindi... è frustrante a volte perché <ride> ti dicono sbagli <ride> ma non so dirti perché è molto frustrante è insatto, secondo me è questo è proprio così ma ehm, è utile comunque perché <ride> sì. perché tipo ricevi e, e devi anche ascoltare quindi ehm, volevamo parlare di questo forse nel, nell'ambito della, uh, della cadenza del, uh, ma, ehm, ma c'è una una, tecnica, tecnica. Mm -hmm. una, una tecnica, tecnica che si chiama shadowing, cioè ehm, ripetere, ascoltare qualcosa tipo un video o forse ehm, un, eh, un madrelingua con cui stai parlando e di ripetere esattamente ciò che dice dopo ogni parola, ripetere la stessa parola nella stessa maniera. E quindi così si può imparare l'intonazione, perché è molto più facile, ehm, eh, tipo, copiare l'intonazione di, di un parlante nativo, di, di un madrelingua, ehm, proprio quando lo stai ascoltando rispet rispetto ad ascoltare qualcosa e poi provare a, a ripeterlo nella stessa maniera. Mm. Um, ma è utile, anche credo, per, uh, per um, fare pratica di fare correttamente di, pro di produrre correttamente um, i foni, i suoni. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ok, sì. facciamo sì. un esempio di shadowing, se, <ride> sì, perché no. Non so, allora, se, di... non, so se, non so se si riesce in diretta, però mm, mm. Okay, Forse ma... sarebbe un po'. Ma proviamo a un... no. Ok, sì. racconto qualcosa e tu provi a farlo. Come lo faresti naturalmente se stessi imparando l'italiano in questo sì. momento? Okay. Okay. Allora, oggi vi allora, racconto oggi della vi giornata racconto che giornata... Ho, appena, mh, appena... ho appena finita. <ride> La giornata di oggi è stata una giornata... L'ho perso già, ma <ride> comunque funziona così. Cre credo che, ehm, che si sia... Abbiamo... Sì, diciamo, abbiamo sì. reso l'idea. Quindi, quindi sì, eh, copiare a pappagallo immediatamente. Esatto, esatto. Perfetto. Ehm, qualche altro consiglio magari su, su come esercitarsi? Ecco, io una cosa molto semplice che faccio è semplicemente prendere un suono che mi dà problemi e ripeterlo all'ossessione. Lo ripeto sì. 200 volte. È un po' una cosa che ho forse imparato da quando imparavo a suonare il pianoforte. Eh, <ride> così posso vantarmi pure di questa cosa. <ride> quando uno impara uno strumento musicale e non ti riesce un passaggio tecnicamente, devi suonarlo tantissime volte, eh, mm. finché non ti viene da solo ma poi devi anche farlo nel contesto del pezzo, quindi eh, devi vedere se riesci a collegarlo alle parti prima e alle parti dopo. Secondo me è molto simile eh, per quanto riguarda mh, i, i suoni di una lingua, cioè bisogna allenarsi a fare un suono da solo e poi anche nel contesto di una parola, quindi con altri suoni dopo, e farlo tantissime volte. Quindi se mm. non ti viene il suono R... Ti metti, dire... sarà una roba pessima all'inizio. Ma poi continui, continui finché non ti viene. Una doccia forse si può fare senza. A volte possono darti problemi due suoni consecutivi. Io, per esempio, ancora adesso ho qualche problema in inglese con th, th, through, through, through. Lo trovo molto difficile e innaturale per me. Non, adesso forse sì. non è perfetto, però ehm, è meglio di, di come lo facevo tempo fa. E se dovessi lavorarci adesso prenderei thr e lo direi cento volte: thr, 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 così, sì. proprio così. Magari facendo una, mentre faccio una passeggiata, o mentre lavo i piatti, o mentre, faccio, mentre pulisco, no? Quindi una cosa molto, molto mh, ripetitiva e meccanica, che magari è noiosa, però. Io farei così, consiglierei questo, non so se tu lo sì, fai o no, no sì, l'ho fatto tantissimo. perché, tipo, quando io ho dovuto imparare ehm, a fare naturalmente il suono della doppia R, ehm, all'inizio allora, all'inizio, non, non riuscivo a, a fare affatto questo suono, ma dopo qualche mese di, di pratica, ho imparato a farlo, ma non Tipo, naturalmente, quando parlavo italiano. Quindi riuscivo a dire r, ma non riuscivo a dire, non lo so, vorrei un caffè, bla 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 E quindi... Nel contesto, appunto. Come quando suoni un pezzo musicale, fai da solo quel passaggio, ti viene perfettamente, poi suoni la canzone intera e viene... Uno schifo, no? Non riesci. <ride> sì, esatto, esatto. E quindi ho detto: tipo, ra, ri, ru, re, ro, ir, arra, ur, r, orro, eccetera. E così ho imparato a fare questo suono tipo naturalmente. Poi ho fatto pratica con delle parole, quindi dicevo: Vorrei, 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 you know, carro, 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 eccetera. Mm -hmm. Esatto. Eh, poi, poi magari fai delle frasi: Vorrei un carro, vorrei un carro. E poi puoi esatto. prendere magari gli sciogli lingua, oppure tongue sì. twisters, o come si dice in trenta spagnolo? 33 tre, tre trentini entrarono sì. a Trento, tutti e 33. Trotterellando. Trotterellando, Ecco, in quel, sì. in quel caso stai facendo esercizio con questo nesso, cioè due suoni insieme. Tr 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 tr. Tre. Ma potresti esatto. sicuramente trovare. Se basta cercare, sciogli lingua con la R. Eh... Ades anzi, adesso, me ne, adesso, adesso me, ne me ne leggi uno, così <ride> ah, eh, ecco, me adesso mi leggi questo, così vediamo se. Se, se, sei, se sei. davvero bravo. Quanto dici, <ride> bisogna inorrare Ah, ok, l area, l area, roveretto. Ok, bisogna irrorare le aree rula, rurali. Madonna, questo è molto difficile. Rurali Ru, <ride> Ru, rurali, sì. Bisogna, in, bisogna irrorare le aree rurali nell'area di Rovereto Roveret ah Madonna no è troppo, di è troppo difficile <ride> Dai prova, prova a dirlo tu Bisogna irrorare le aree rurali nell'area di Rovereto Ah bravo Bisogna irrorare le aree rurali nell'area di Rovereto Facciamone un altro Quasi quasi Orrore orrore ho visto un ramarro marrone cadere nel burrone cadere nel burrone sì uh -huh. orrore orrore ho visto un ramarro marrone cadere nel burrone quindi ah, secondo me un esercizio così è interessante è divertente ma anche interessante sì. perché vediamo la r in vari eh, posti eh, la vediamo dopo le vocali la vediamo anche doppia però vediamo per esempio la r dopo la n un ramarro quindi dobbiamo sì. Pronunciare la R in quel contesto che richiede mm. un, uno spostamento della lingua diverso, no? Quindi un mm. ramar. Eh, come nel mio caso, pronunciare th. Io sono capace <ride> di dire r da solo, di dire red, ma red. dire through è più difficile perché c'è uno spostamento della lingua. Sì, through. Mm. Ecco, se, se io facessi uno sciogli <ride> con 3 sarei in estrema <ride> difficoltà. Quindi, quindi sì, esercizio, esercizio. Um, mm. Ok, trave lenguas in spagnolo, trave sì, esattamente. Sì. Eh, qua ci stanno dicendo st in st spagnolo rueda la rueda, la <ride> rueda la rueda del carro sopra la... la ruta del ferrocarril rueda la rueda del carro sopra la ruta del ferrocarril eh, certo. poi Quill eh, ha una proposta per te <ride> ah, don, don, Giovanni Madonna ok eh... <ride> se l'arcivescovo di Costantinopoli si No, non, non riesco a leggere questa parola. Eh, Disarcivescostantinopolizzasse. Disarcivesco disarcivesco <ride> Disarcivescostantinopolizzasse. Vi disarcivescostantinopolizzereste per disarcivescostantinopolizzare lui? Esatto. <ride> è allora, questo... Davide. <ride> ok, questo, questo è un po' un esercizio forse non così utile perché <ride> non sono parole esistenti. <ride> È più, secondo me, <ride> la capacità di leggere perché mm. vedere una parola così eh, già mi mette in difficoltà semplicemente leggerla. Sì, ehm... quindi. Ehm... Bene. Hai visto qualche domanda? Magari nel. non so se hai visto qualche domanda prima, che è passata magari. Abbiamo un po' ignorato Forse le non... domande. Però eh, tra un attimo, magari allora, se, se ci rimane se qualche tempo... Potete... Ah, vo volevamo fare questa nostra, lo ripeto per chi si è col collegato dopo, se avete dei dubbi, dei problemi di pronuncia specifici e volete partecipare in diretta dal vivo con noi, eh, tra un po', non so quando, eh, vi metterò un link nella chat e voi potrete eh, farci una domanda. Eh, Proveremo ad aiutarvi. Rafael proverà ad aiutarvi. Eh, quindi pensa pensate a una domanda se volete, vediamo se qualcuno avrà il coraggio di, <ride> di partecipare. Però, eh, prima di, di questa sezione della nostra diretta, mh... volevi dire qualcosa un attimo fa o no? no, no, non no avevi... Solamente che forse se hanno delle domande, perché adesso stanno parlando di altre. Credo che prima c'erano molte domande, ma adesso non, non ci. Quindi, se, se avevate domande prima, forse potete riscriverle. Sì. Perché perché per per chi ha domande, fatto, ne... ma non ha, non ha il coraggio di farle in diretta. <ride> ecco, <ride> potete scriverle in, in chat. Eh, mm. Intanto, quindi, magari qualche, altro, qualche altra tecnica. Se, non so se hai qualche altra tecnica che potresti consigliare. Come um... quindi abbiamo detto pro... cercare di pronunciare un suono tantissime volte da solo, ma anche nel contesto di una frase. Abbiamo detto sì. lo shadowing, um, abbiamo detto il feedback dei parlanti madrelingua, eh, molto sì. importante per capire se stai facendo le cose giuste. Magari può essere utile anche cercare un insegnante che abbia qualche nozione di pronuncia ora. Io farei. Sì. Io direi questa cosa molto importante, penso che tu sarai d'accordo con me. Molti insegnanti di una lingua straniera non sanno niente di come insegnare una pronuncia, non hanno le competenze per farlo, non hanno le competenze tecniche, non, ha, non conoscono il sistema fonologico della propria lingua o, o della lingua che insegnano in generale, e quindi danno delle spiegazioni un po' vaghe, un po' pseudoscientifiche. Sì. Che, che sono spazzatura fondamentalmente <ride> eh, quindi come fare a capire se un insegnante è competente sa insegnare la pronuncia come trovare un insegnante competente no, forse è, è vero quindi, quindi ci sono molti insegnanti e capisco per, perché ovviamente non eh, molti insegnanti vogliono insegnare la lingua tipo perché gli studenti possano ehm, comunicare, anche se non parlano con, una, con, con un accento perfetto, ehm, la cosa più importante ov ovviamente è essere in grado di comunicare. Quindi non c'è nessun problema con avere un, un accento straniero. Ma detto questo, anche se il tuo obiettivo non è avere un accento, non è, non è di avere un accento nativo, Secondo me ehm, anche in questo caso è molto utile studiare la fonologia perché ehm, per molti motivi sarà più facile ehm, capire la lingua, ehm, probabilmente la tua pronuncia anche se non è perfetta sarà più comprensibile se mm -hmm. studi la fonologia e quindi per, questo, per questi motivi ehm, gli insegnanti di solito sanno, spiegare, sanno spiegare, eh, spiegare alcuni concetti della pronuncia. Quindi per esempio gli insegnanti dell'italiano di solito hanno un modo di spiegare le doppie. Mm -hmm. Perché nell'italiano le doppie sono molto importanti. Quindi ehm, sì. Importante. Sono, molto... Sì, sono molto importanti. Eh, proprio come <ride> ehm, il genere grammaticale <ride> quindi mm. ehm, eh, sì quindi per questo motivo ehm, perché le doppie perché le doppie come abbiamo detto prima hanno un valore distintivo sì. cioè se voi dite al posto del suono r dite r e quindi dite caro o dite Uh, non lo so, uh, Roberto, eh, eh, <ride> oh, sì, oppure Caro e Roberto, le persone vi capiranno uh, perché sì. è chiaro che voi state sostituendo il suono R per il suono R. Sì. Uh, con la doppia uh, è un po' più rischioso perché le doppie eh, o le. le, le, le... Cioè le, gemi le gemina... le doppio, le singole, chiamiamole così, mm. hanno... hanno... un valore distintivo. Quindi caro, carro, oppure... Sì. Eh... Non mi vengono in mente altri esempi, ma ce ne sono tanti. Eh... Mm. Pena, penna. Sì. Okay. ok, quindi ci sono tanti esempi in cui la doppia... Eh... Okay, vi faccio l'esempio sì, classico sì. dei bambini di, di 5 anni che si divertono con queste cose. Ano e anno, o meglio, hanno sì. e hanno, quanti, quanti, quanti anni hai, anni quanti anni hai. anni hai. Ecco quindi, secondo me, con le doppie bisogna fare un po' più attenzione, eh, perché uno può non essere capito a volte. Poi sì. di solito il contesto comunque risolve ogni ambiguità. Sì, quindi Però... ci sono molti, ci sono molti ehm, insegnanti che sanno spiegare le doppie, ma forse non sanno spiegare la differenza tra le vocali chiuse e le vocali aperte. O mm -hmm. ehm, forse, sì, forse ci sono al altri concetti che non sanno spiegare. E quindi per questo motivo ci sono molte persone che credono che c'è una differenza tra pronuncia tipo la pronuncia delle doppie è accento tipo un accento americano ma non c'è una differenza l'accento e uh -huh. la pronuncia la differenza è semplicemente il fatto che molti insegnanti e molte risorse didattiche non spiegano altri concetti che possono essere molto utili eh, nell'apprendimento di, di una seconda lingua eh, detto questo ci sono insegnanti che possono spiegare questi concetti. Bisogna semplicemente trovare un, un insegnante che, che capisce qualcosa della fonologia. Quindi, per esempio, io adesso non insegno in inglese, ma ho ehm, insegnato l'inglese come lavoro. E quindi, essendo io capace di spiegare la fonologia dell'inglese, ho potuto spiegare concetti che forse di solito non si spiegano. Nell'apprendimento dell'inglese, um, quindi, sì, un insegnante se, se, se trovi un, un insegnante che sa spiegare questi concetti può essere molto utile. Ma alla fine, se non riuscite a trovare un insegnante che, che um, capisce bene la fonologia, um, è possibile studiarlo, studiarla da solo. Ehm, e si può utilizzare l'aiuto madre, dei madrelingua, anche se non sanno niente di, di fonologia, eh, della teoria della fonologia. Quindi, Esatto. Ehm, sì, esatto, sì. I, i madrelingua sono sempre utili, ma bisogna ehm, comprendere che. Eh, a, a volte le loro spiegazioni non sono corrette no? quindi, a mm. volte, magari non so se ti è capitato a te, ma magari a me è capitato varie volte. Durante una lezione di, di lingua, mm. fai una domanda all'insegnante e l'insegnante, pur, di sembra pur di non sembrare impreparato o impreparata, ti dà una spiegazione improvvisata sul momento. Che spesso è una. È piena di, di, di inesattezze, è, è completamente sbagliato. Quindi... e eh, questo... sto parlando di insegnanti, ma, no, ma ovviamente è ancora peggio quando parli di persone che non insegnano la propria lingua e quindi non ci si può aspettare che eh, una persona presa per strada o, 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 o qualsiasi persona che non, non ha competenze specifiche ti, ti dia spiegazioni chiare e anche, e anche giuste. Okay. Sì, è vero. Quindi, ess quindi essere madrelingua, e questo è un tema, è un punto su cui torno sempre. Essere madrelingua non significa essere capaci di insegnare bene la propria lingua. Ah, ok? No. Essere madrelingua può, può aiutare, ma prima di tutto servono le competenze. E io direi anche che. Nell'ambito della fonologia, come di qualsiasi ambito linguistico, è meglio un insegnante non madrelingua ma che ha competenze, quindi sa come mm. funziona la fonologia, sa come funziona la grammatica, che è un insegnante madrelingua che non sa niente e quindi mm. inventa spiegazioni. Non so se sei d'accordo con questo. Sì, sono d'accordo, ma direi che ecco perché bisogna imparare come. Ehm uno studente di una seconda lingua, bisogna imparare ad utilizzare i madrelingua come una risorsa, mm -hmm. perché i madrelingua sanno perfettamente cosa non, non è accettabile nella lingua. Quindi, per esempio, se io dico ehm, in italiano, eh, ho andato alla scuola, Qualsiasi italiano mi può dire che ho fatto una frase sbagliata ehm, e forse non potrà spiegare perché devo usare sono andato invece di ho andato, ma potrà dirmi che non è giusto dire ho andato e quindi io ehm, saprò poi eh, trovare una spiegazione. Di questo uh -huh. fenomeno grammaticale, ma, uh -huh. um, ma anche se in madrelingua non, non ti sanno spiegare bene um, la grammatica o, o eh, il lessico o, o la fonologia um, possono essere um, risorse molto molto utili, um, ora... Quindi... Sì. Uh -huh. ora. Però io ho uh... Ho una obiezione, ovvero che molti, ma molti madrelingua mm -hmm. eh, ti sentono parlare magari abbastanza bene mm. e allora ti dicono, ma sì, ma parli benissimo, parli benissimo. Mm. Non ti preoccupare del tuo accento, anzi, il tuo accento ti dà carisma, ti dà carattere. <ride> ti dà carattere, quindi no, tieni sì. il tuo accento perché in realtà è molto simpatico, ti dà questo charme. Eh, cosa, cosa rispondi a queste? Sì, a queste... alla fine, tipo, non è un problema avere un accento, sì. ma detto questo, ehm, i madrelingua non, non possono decidere per te ehm, i tuoi eh, obiettivi, quindi nel mio caso è sempre un obiettivo avere... Una pronuncia abbastanza vicina alla pronuncia eh, madrelingua quando imparo una, una lingua. E quindi, eh, anche se qualcuno mi dice che tipo il mio accento straniero è simpatico, mm -hmm. continuo a, a migliorare la mia pronuncia, continuo a studiare la fonologia della lingua, continuo a, faccio, uh, continuo a fare pratica con. Eh, eh, con le persone con cui parlo nella lingua. Uh -huh. eh, sì, quindi se non ti importa, se riesci a comunicare e non ti importa, eh, va bene, ne nessun problema. Sì, eh, non, non siamo qui per far sentire in colpa le persone che parlano eh, con, una una, con una pronuncia straniera. Eh, sì. Esatto. Quindi non, non è importante fare accent shaming. <ride> No, questo, sì. questo questa è una cosa da non fare. Um, ma bisogna. Quindi... E qui, quindi ah. eh, torniamo a quello che dicevamo prima. Bisogna sì. entrare nella mentalità di acquisire un accento e non sì. perdere il proprio accento. Quindi, è figo sì. il fatto che io sto imparando un accento nuovo. Quindi sto imparando dei suoni nuovi. Che io personalmente trovo una cosa bellissima. Quando imparo una nuova lingua, imparo questi suoni a, 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 a come dire. Um, muovere la mia lingua in modi diversi sento dei suoni sì. uscire dalla mia bocca è quello affascinante è proprio come imparare un'altra struttura um, altre strutture grammaticali um, quindi per esempio um, quando studio il giapponese la maniera in cui si costruiscono le frasi è completamente diversa dall'inglese e dall'italiano e questo per me è bellissimo, ehm, perché è, è, è molto molto interessante per me la maniera in cui si, si deve pensare per parlare in, in giapponese. Mm -hmm. E quindi ehm, per, eh, per l'italiano, per me l'italiano è una lingua bellissima, ehm, particolarmente in, in termini della pronuncia e quindi ehm, quando studio l'italiano voglio essere in grado di anche se non parlo perfettamente anche se non parlo proprio come un madrelingua voglio essere in grado di ehm, riprodurre un po' di questa bellezza che, mm -hmm. ehm, che ascolto quando, quando parlo con, con un italiano come te ehm, e quindi... Eh, sì, per, per me anche se non, eh, tipo a parte ehm, delle ragioni ehm, più pratiche, uh -huh. possiamo dire, sì. ehm, c'è una ragione, ehm, cosa voglio dire? Ehm, tipo più personale mm. ehm, per studiare la pronuncia, secondo me. È bello, Quindi... secondo me è semplicemente sì, esatto. bello. È bello esatto. ed, divertente, ed è divertente. Bello e uh, divertente, esatto. È, è vero che ci sono anche, secondo me, implicazioni pratiche: uh, nel senso, perché imparare la pronuncia? Ecco, a, a, a un'ora e 45 minuti <ride> rispondiamo alla domanda: <ride> perché farlo? Beh, tu l'hai detto parzialmente, no? Perché sì. è divertente, perché vuoi perché è più bello, no? secondo me mm. hai ragione, cioè, in quello risiede mm. anche la bellezza di imparare una lingua e se voi avete questa passione magari avete anche eh, questo desiderio forte di parlare come le persone che vi piace mm. ascoltare, mm. Eh, sì. ma ci sono anche ragioni più pratiche e pragmatiche. Sì, eh... tipo, per esempio ehm, i madrelingua saranno probabilmente saranno più disposti a parlarti o parlarti più naturalmente, che è molto utile per imparare a parlare naturalmente, ascoltare la lingua parlata naturalmente, ma in alcuni contesti saranno più disposti a parlarti nella lingua invece di parlarti in un'altra lingua. Quindi per esempio quando io sono negli Stati Uniti, ehm, quando parlo spagnolo, ci sono molte persone che sanno parlare lo spagnolo negli Stati Uniti, e tanti di, quest di, di queste persone sanno parlare anche molto bene l'inglese uh -huh. e credo che sia per il fatto che quando parlo spagnolo riesco a, a sembrare abbastanza naturale credibile credibile <ride> che ci sono persone che vogliono parlare in, in spagnolo invece di inglese così posso fare pratica ma credo uh -huh. che se io parlassi con un accento molto più marcato. gringo, mm -hmm. <ride> eh, marcato esatto. Eh, non sarebbero disposti a, a parlarmi in, in spagnolo, mi parlerebbero esatto. in, in inglese. E secondo me, questo è quello che succede molto spesso, con molto spesso alle persone, mh, a tante persone, soprattutto statunitensi, che vengono in Italia. Parlano in italiano, però lo fanno magari con un accento percepibile e le persone eh, gli rispondono in inglese, un po' perché magari vogliono fare pratica di inglese, no? E quindi esatto. vogliono... Dall'altro lato sì. un po' perché, vabbè, per vari motivi, magari perché pensano effettivamente di, di, di fare qualcosa di gentile. Ma sì. questa cosa sarebbe secondo me... Mh, eh, Sarebbe stata evitata, non sarebbe successa. Se eh, la persona straniera statunitense in questione avesse parlato eh, o parlasse con un, con un accento più credibile. No? Quindi, mm. secondo me, la risposta a alla domanda che ricevo spesso: Vado in Italia. Non in questo periodo. Prima o poi torneremo tutti tornerete tutti e mi, <ride> e mi rispondono in inglese. E anche perché sentono l'accento. L'accento eh, è la pronuncia, è la prima, la prima cosa che si sente, secondo me. no? Sì. Noi, ci sono degli studi a, in merito, adesso non, non so dirvi esattamente, però insomma il succo è che uh, noi siamo in grado di percepire un accento straniero in una frazione di secondo, se non sbaglio, sì. in pochissimo tempo. Siamo bravissimi a farlo. Probabilmente ci sono ragioni evolutive, no? Come specie umana era un'abilità utile eh, mm. saper riconoscere chi faceva parte della propria tribù e chi, chi no. Però, insomma, siamo molto bravi a farlo e quindi, ehm, e quindi no, non si scappa da lì. Cioè, se abbiamo un accento, ehm, il madrelingua lo sente subito. Uh, sì. o, se non lo o, se siamo bravi, lo sente dopo un po'. Anche io, che magari ho un buon accento in inglese, comunque non potrei mai fregare Raf. Eh, poi lui è, lui è un esperto. <ride> ma anche un inglese, una, un, un americano non come Raf, dopo 30 secondi, un minuto, due minuti, cinque minuti, prima o poi sente qualcosa di strano nel mio accento. E mm, quindi, sì. eh, se avete un accento molto forte, una pronuncia molto forte che proviene dalla vostra lingua, eh, secondo me la reazione è una reazione da aspettarsi, quella di, di sì. sentirvi rispondere in inglese. Se avete un accento piuttosto credibile in italiano, secondo me le probabilità che vi rispondano in inglese si, eh, si abbassano, diminuiscono drasticamente. Moltissimo, sì, drasticamente. Um, sì. Se riesci a parlare, forse non con un accento proprio madrelingua, ma con un accento che non è ovviamente di un paese in particolare, tipo per esempio, ehm, Davide, quando parla inglese, parla benissimo. Ehm, il suo accento Grazie. è molto vicino: sì, certo, eh, <ride> è molto vicino all'accento tipo americano, ma si sente che, no che non è madrelingua. Ehm... Dopo qualche do tipo sì, parlando è con Davide. Pr sì. prima o poi dico una parola in maniera non strana, ma non, non, non si sente che Davide è italiano e quindi io non saprei mai se io eh, incontrassi Davide eh, per strada, non saprei mai rispondergli in italiano <ride> se mm. mi parla in inglese, perché parla anche se non parla con un accento. 100% americano, parla con un accento che non è ovviamente italiano. E quindi io, per esempio, ehm, mh, a volte quando vado in Italia e, e parlo con gli italiani, ehm, a volte pensano che sono italiano, pensano che io sia italiano, ma <ride> di solito è anche l'aspetto che, che comunque sì, certo. ti porta a pensare solito... questo. Dopo, dopo qualche minuto mi dicono ma, ma tu di dove sei <ride> perché non sei italiano ma di solito pensano che io sia di ehm, un paese come l'argentina o, o, <ride> o sì. la spagna o qualcosa del genere e quindi non saprebbero mai rispondermi in inglese perché non sanno che sono madrelingua inglese mm -hmm. e quindi ehm, sì, per questo motivo credo che ehm, sia molto utile studiare la fonologia. Perché io non parlavo così all'inizio. Parlavo con un accento molto più ehm, anglofono, diciamo. Mm -hmm. Quindi. E poi oltre sì. ad essere più disposte le persone a parlare con te eh, mm. nella loro lingua, secondo me. Cioè, non secondo me. Anche questo, se non sbaglio, è, un, è uno studio, ci sono studi in merito che adesso non saprei citarvi o spiegarvi, però sul, sul fatto che un, una persona che ha una pronuncia non... che è molto lontana, che si discosta, che, si, che, che è molto lontana da quella di un madrelingua viene percepito come meno credibile. Sì. No? Quindi... Se uno, per esempio, vuole, se uno volesse trovare lavoro in un paese, in Italia, negli Stati Uniti, beh, negli Stati Uniti succede molto perché tanti vanno negli Stati Uniti per lavorare, no? Ma anche in Italia, comunque in qualsiasi paese. Se uno ha un accento uh, che è chiaramente straniero. Questo a livello proprio di, di, di percezione ti rende ti rende meno credibile. È così. Non, non, non si può. Non ci possiamo fare niente. Purtroppo sì. il nostro cervello funziona così. Abbiamo tanti bias psicologici di ogni, di ogni genere. E quindi è un altro fattore da tenere, da tenere in considerazione, secondo me. Sì, d'accordo. Bene, ok. <ride> mm. ehm... Come al solito non no. stiamo, st stiamo ancora ignorando piuttosto la chat ma perché vedo che le persone parlano tra di loro quindi <ride> non vogliamo eh. disturbarvi, disturbare le vostre conversazioni. Cosa pensate della capacità di una, di una vera... Ah, questa è, è una domanda interessante. Uh, Lam, Lamot... Lam, Dimmi che, ho, che, Lam che minuto Lam è... <ride> <ride> eh, ah, boh <ride> eh, non vedi l'ora. Ha, ha scritto cosa pensate della capacità di una madrelingua di avere. No, non vedo l'ora, ma non vedo l'ora. Eh, ok, l'ho trovato. Ma, uh, di avere un'idea di come suona la, la sua lingua madre, tra l'altro, di apprezzare se è eufonica, dal di dentro della lingua. Mm. Mm. La capacità di una madrelingua. Di avere un'idea di come suona la sua lingua madre, di apprezzare quindi anche l'eufonica, quindi la bellezza di essa dal di dentro. È molto interessante perché, per esempio, ehm, io sono italiano e questa lingua la parlo da sempre. E, ed è molto interessante sentire che le persone dicono che l'italiano è una lingua bella, no? una lingua. Che ha un suono musicale bello cioè, è un parere condiviso da tante persone anche tu comunque dicevi che ti piace il suono dell'italiano quindi Sì. Ehm... per me è un po no. è un po difficile comprenderlo no? è un po difficile astrarmi è un po difficile mm. uscire dal questo co da questo corpo uscire esci da questo corpo uscire dal mio <ride> corpo Fare una out of body experience e, e sentirmi registrare. Sen ecco, a volte quando mi sento registrato un po', forse percepisco un po' questa cosa, però è difficile nel mio caso. Sì, ma a dire la verità, direi lo stesso anche. Tipo, nel mio caso con l'italiano, perché adesso sono abbastanza abituato all'italiano, all l'ho ascoltato eh, molto per 7-8 anni. Parenti italiani che, che, parlano, che parlano parlano eh, italiano e con cui parlo in italiano um, e quindi adesso se ascolto l'italiano non è che non è che sia tipo non è che sembra così eh, bella. Adesso mi sembra normale, ma detto mm. questo. Um, forse perché sono molto appassionata del, del, della fonologia, ma la, la bellezza per me adesso dell'italiano è di provare a parlarlo come, come, come un madrelingua, quanto um, al punto a, a cui riesco a, a farlo. Mm -hmm. Hai capito cosa, cosa voglio dire? Tipo, credo di sì. S sì, scu scusate se non, se non mi spiego bene ma no, figurati, ehm... stai andando benissimo figurati anzi complimenti per, eh, per eh... il tuo lavoro finora <ride> <ride> Davvero ma bravo. comunque per me è la cosa più bella di studiare una seconda lingua è di, mm, acqui di acquisir, acquisir, acquisirla Acquisi ah, ac sì. uh -huh, acquisirla, ok. Quindi Di acquisirla. Intendi... anche in, e quindi quando parliamo del, dell'eufonia eufon, dell mm -hmm. della, della bellezza del, del suono della lingua ehm, sì, a questo punto, dopo, dopo aver studiato una lingua per 5 anni, 8 anni, ehm, sì, la bellezza del, del suono della lingua per me si trova ehm, parlando la lingua invece mm -hmm. di semplicemente ascoltandola. Ma Davide, per esempio, co cosa ne pensi del, del suono dell'inglese? Perché lo parli benissimo da tanti anni e quindi adesso ti dovrebbe sembrare abbastanza normale, no? Da un lato sì. Però, mm. però mi, pi mi, piace, mi piace sempre. Mi piace molto il suono dell'inglese. Mm. In realtà di in realtà qualsiasi eh, qualsiasi pronuncia dell'inglese. Io <ride> per me ho scelto quella americana. Mm. Però in realtà adoro gli accenti britannici, irlandese, mm, sudafricano, australiano. A adoro la varietà, adoro cercare di anche capire. Eh, appunto da dove viene una persona dall'accento è una cosa che adoro fare anche in italiano no è molto <ride> divertente e anche lì no ehm, un esercizio che può essere interessante per, per voi non sto parlando di farlo non sto dicendo di farlo in una seconda lingua nella vostra lingua voi sapete ci sono questi accenti oggi abbiamo imparato che gli accenti in realtà sono solo pronunce, sono fonologi sistemi fonologici diversi, no? Voi avete sicuramente presente un accento diverso dal vostro, nella, nella vostra lingua, no? Per, le persone di una regione del vostro paese, oppure di un altro paese in cui si parla la vostra lingua. Ecco, secondo me è un esercizio utile per sviluppare la consapevolezza dei, dei suoni, come abbiamo detto. Cercare di capire, ok, cos'è che rende... Questo accento diverso dal mio. Mm. Se siete americani, statunitensi, cos'è che rende l'accento statunitense, americano, general american diverso dall'accento RP, della Received Pronunciation, l'accento standard britannico? Ecco, sì. concretamente quali suoni cambiano? Sì. Se siete brasiliani, cosa, cosa cambia tra gli accenti del Brasile? Quali suoni cambiano? Cosa cambia... Co Cosa cambia tra accenti brasiliani e accento del portoghese? Pronuncia del portoghese. No? Eh, iniziate dalla vostra lingua, eh, che è più perché è più facile. Sì. E, e poi magari potete anche provare a farlo se avete un buon livello in una seconda lingua, in una lingua straniera. Tipo, nell'italiano, per esempio, ci sono moltissimi mm. accenti regionali. Ed io, la prima volta che sono andato, per esempio,. A Napoli eh, ho parlato con la gente e eh, mi hanno parlato in italiano, non, non, non in napoletano, ma comunque non, non capivo niente perché uh -huh. l'accento era, eh, era così diverso dall'accento standard che avevo studiato ehm, e quindi può essere molto utile essere ehm, consapevole delle differenze tra gli accenti regionali e l'accento standard o l'accento che avete scelto di, di studiare. Mm -hmm. Perché, per esempio, a Napoli, ehm, spesso le vocali alla fine eh, delle parole non si pronunciano. Eh, quindi esatto. mi ricordo qualcuno è un. un eh, eh, un napoletano con cui parlavo eh, aveva detto la frase ambientale studentesco ma invece di ambientale studentesco aveva, aveva detto ambiental studentesco o qualcosa del uh, stu genere studentesco, probabilmente, sì. Uh -huh. per, sì, esatto. Cioè eh, al posto di una vocale, eh, di una vocale, sì. e o abbiamo una. Uh, studentesco. Sì, studentesco. No, uno, uno uno schwa, appunto. Uno schwa <ride> si sì. ambientale, studentesc. Questa è una caratteristica del napoletano che è interessante da sapere. Ma poi sì. in questo caso vediamo studente perché stu, ma poi diciamo studentesk, cioè studentesk e non studentesk. Allora. Mm. Um, o il contrario, studentesch. So. Forse il contrario, sai, studentesch. No, aveva detto, aveva detto sht, sht. Ne sono sì. sicuro. Però, ok, però a me sembra che in napoletano in realtà si dica st. Uh, almeno l'accento di Napoli, sì, tipo kist. Non si dice kisht, kist. Forse è solo all'inizio della parola. Però si dice no? per esempio... Speranza, non so, direi Speranza. se non sbaglio. Ma, so. ma non, non sarebbe all'inizio della, della parola? Forse Co non lo so. In realtà, devo verificare. Magari, no, qui, qui, qui dove, dove sei andato? Perché parli napoletano, quindi ah, forse se n'è andato. Ma non so. Se, <ride> se ci seguo ancora, comunque, in ogni, dire caso, dire. in ogni caso, fare attenzione, fare attenzione a queste cose: capire cosa rende un accento eh, tale, ecco. esatto. Eh, esatto, esatto. Io ho fatto anche tanti video sull'argomento quindi. Ah, <ride> ecco qui il show all'inizio. <ride> mm -hmm. Ok. d'altronde non posso Grazie. competere con il maestro. <ride> L'esperto mondiale. quindi No, no. no dai. Ehm. Um... Ci sono discussioni, credo, in, in lingua azera dell'Azerbaijan. Ah, uh, sì. No. Ah, uh, Meraba ben uh, turce, Biraz turce Conoscioro. Ama. Ecco. Azerbaijan vediamo. già. Uh, vediamo. Il. <ride> ora capito, <ride> puoi smettere di tirartela. Vuoi smettere eh, di tirartela. Tirarsela significa, um, eh, diciamo, ostentare le proprie abilità. <ride> 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 uh, ok, allora dai, abbiamo detto tante cose. Eh, ok, affrontiamo ancora la questione della cadenza, tanti eh, ce l'hanno chiesto. Eh, hanno fatto questa domanda sulla cadenza e poi direi di ehm, chiedere al pubblico se vuole, se vuole entrare anzi io faccio già così vi metto già il link se volete farci una domanda intanto mm. affrontiamo questa domanda voi potete già iniziare a entrare e dovrete aspettare il vostro turno eh, per essere chiamati in causa da noi se, se vi interessa quindi adesso metto il link nella chat lo trovate in chat eh, la cadenza, Raf, che ci dici sulla cadenza? La cadenza? Ah, ciò che senti, ah, che... sei distratto ah, dal. No, 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 me torna a noi, noi <ride> lascia la chat. Mi dispiace, mi dispiace. Um, di, cosa, di cosa parlavano? La cadenza? Eh, eh sì, dato che eh, ci hanno chiesto più di una volta. Mh, come migliorare la cadenza, cioè hanno fatto domande sì, allora, sulla cadenza, sull'intonazione, come, come si fa? L'intonazione e la cadenza si impara ascoltando. Secondo me l'unica cosa che, che si dovrebbe fare è ascoltare e ripetere. Quindi, ehm, per esempio, io ehm, quando ho lavorato in, in Spagna, quando ho insegnato l'inglese, eh, lavoravo... Ehm, in una scuola eh, primaria, mm -hmm. e quando i miei studenti parlavano tra di loro in, in spagnolo e catalano, ogni giorno dovevo ascoltare. E quindi adesso so perfettamente come, <ride> come va l'intonazione di, di un bambino di <ride> 11 anni eh, spagnolo. E, e quindi, sì, per questo motivo credo che. La unica cosa che, che si dovrebbe fare è ascoltare e proprio come nel caso ehm, dei suoni, si dovrebbe concentrarsi sulla cadenza ascoltandola. Quindi ehm, si deve notare esattamente come, ehm, come va l'intonazione di, di ogni frase nel, nel video, forse se, se stai, che stai guardando. Um, quindi potreste guardare i video di, di Davide um, su YouTube e, e, e potreste provare a ripetere ogni parola che dice in esattamente lo stesso modo, ascoltandolo. E potreste anche um, cambiare um, la velocità del video, mm -hmm. si, si dice si. così, like, play si, si. Back speed? Sì, la velocità, sì. La velocità <ride> di riproduzione. Di riproduzione, la velocità di riproduzione. Po potreste metterlo un po' più basso, e così sarà più facile a ripetere ogni parola con la stessa intonazione ehm, che Davide, il nostro Sono eh, professore. Ed è importante, <ride> è importante anche capire, secondo me, che l'intonazione eh, trasmette significato. Ehm... E bisogna capire come lo trasmette. Cioè, se io dico... Um, andiamo, andiamo. Almeno nel mio, nel mio modo di parlare personale è un'intonazione neutra. Andiamo. Se io dico... Andiamo, andiamo. andiamo" <ride> molto italiano, magari. Denota impazienza, irritazione, fastidio. Andiamo, dai, su, dai, andiamo. Andiamo, quindi... Mm. Andiamo? O oh, come ho fatto la prima volta? Andiamo, andiamo. Andiamo. Vedete, vedete? Sentite la differenza. Potrei fare un milione di esempi perché eh, ci sono un milione di intonazioni diverse. Quindi capire che idea sta, sta trasmettendo un, un, un pattern intonativo, non so se si chiama così, <ride> e, e esercitarsi a, a imitarlo, direi. Comunque vedo che abbiamo Alberto che, che ci, ci vuole fare una domanda, oh, credo, bello. quindi adesso cerchiamo di aggiungerlo. Ciao, eh, ciao Alberto. Alberto. Ciao, grazie, buonasera. buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, sì, io per adesso sto imparando italiano, ho un livello molto basso. Io sono dal Venezuela, sono arrivato qui in Italia da più o meno tre anni. Però mm. penso una cosa, non lo so. E... La paura mi fa fermare tanto mm. al parlare come la pronuncia. Se mi dai un consiglio per me sarebbe una cosa bella, mm. con la paura di, di... Sì, di perché... esprimermi di parlare, mm. di chiacchierare, mh, perché a volte mi fanno delle domande. Io ho già lo schema mentale già pronto, però non riesco non riesco a esprimermi come... come la, la mia lingua madre che è lo spagnolo. Mm, mm -hmm. Capisco. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi, Davide? Ma allora, come... come forse hai detto, è importante essere preparati, secondo me. Mm. La preparazione è sempre importante nella vita, anche per imparare... per parlare una lingua. Quindi se tu... Eh, puoi immaginarti che cosa dovrai dire, che cosa ti verrà chiesto, eh, è, è una buona idea prepararsi su quelle cose, ma hai detto che già lo fai questo, no? Sì, <ride> sì, sì, sì sono, sono in grado di farlo, solo mm. che sempre c'è una confusione tra lo sviluppo dell'idea mm. e mm. anche la pronuncia, perché non è per noi, per esempio, la doppia consonante. La Z mm -hmm. o degli amici che hanno il cognome Zazzi. Zazzi, doppia, doppia consonante. <ride> per me è un po' difficile. Uh -huh. Sì, è vero. Ed ecco perché secondo me può essere utile anche studiare, come perché mi sembra che, che tu abbia studiato. Ehm, abbastanza bene l'italiano, tipo mi sembra no, che parli no, molto no, bene, ma... no, perché sono cresciuto... Sì, dai, non tanto. essere troppo modesto, dai Alberto. Lo... <ride> no, perché so, io sì, sono parli cresciuto parli in una parli in parli comunità italo-venezuelana. Io ho visto, per ah. esempio, che ne, eh, quando io andavo a casa di loro, la mamma diceva "E eh, tu eh, metti il tavolo, e io guardavo quello che faceva lei. Ho capito mm. che mettere il tavolo era apparecchiare. Capito, sì. Quindi... Eh... Secondo me potrebbe essere utile studiare la pronuncia perché ovviamente se, sai, ehm, se hai fatto più pratica della pronuncia forse avrai più ehm, confidenza, si dice. Di così. Sicurezza, sicurezza, sicurezza in te stesso. meglio dire. Mm -hmm. sì, sicurezza, sicurezza che ti esatto. manca di sicurezza, sì. Mm -hmm. Ma secondo me c'è anche ehm, un aspetto di... per esempio adesso io... Ehm, io ho studiato tutto questo, la fonologia, la linguistica, tutto in inglese. Io non ho mai provato a spiegare tutti questi concetti in, in italiano e non sono abituato a, a spiegare questi concetti in italiano, ma semplicemente <ride> provo a, a comunicare ciò che voglio dire e anche se non riesco a, a dirlo correttamente nella, man nella maniera in cui lo direbbe un italiano, ehm, provo ad esprimere ciò che voglio esprimere. Eh, se non riesco non, non riesco non, eh, non passa nada <ride> <ride> non passa nada <ride> eh, sì quindi eh, c'è forse un, un aspetto non lo so ehm, tipo eh, può essere utile pensare di, di ogni cosa che vuoi dire prima di dirlo mm. ma può, può anche essere molto utile fare pratica di semplicemente Comunicare con qualcuno senza pensare troppo a, a, a come lo stai dicendo e cosa vuoi dire. Ehm, sì, quindi questi sono i miei... Essere naturale, naturale, essere io. Sì, io, io ti potrei consigliare di... l'ha detto già Raffael. no? Cercare di semplificare le, le cose che vuoi dire. Forse mm. eh, questo non è un consiglio che riguarda la pronuncia, però è comunque utile cercare di... Non essere troppo perfezionisti e non, eh, non prendersela con se stessi se non riesci a esprimerti come faresti in spagnolo nella tua lingua. Perché è ovvio che un po' il tuo livello si, abbassa, si abbasserà in una seconda lingua. Bisogna accettarlo, bisogna lavorarci ovviamente, ma mh, no, non essere duri con se stessi. È inevitabile a mm. volte sembrare un po' bambini quando impari una, una seconda lingua. Ehm. Ma eh, fa parte del processo. E comunque sei bravo, quindi eh, sì. ti, voglio, ti voglio rassicurare sì, su grazie. questo, sì, però quindi, quindi continua così. Eh, non ci sono altre persone per ora, okay. eh, quindi ti salutiamo Alberto. Intanto, eh, ciao, ciao, oh, bye bye. <ride> non, ci, non ci sono altre persone, allora aspettiamo. Aspettiamo magari un po' 5 minuti ancora. Se arriva qualcun altro, possiamo, possiamo rispondere ad altre domande. Se, se non c'è nessun altro, uh, possiamo anche concludere. Intanto, magari possiamo prendere qualche, possiamo rispondere a qualche altra domanda della chat se ne troviamo di interessanti. Mm. Ah. Questa è una domanda per i nerd. Abbiamo capito che il nostro amico Giovanni si chiama, hai detto. <ride> il, nostro oh amico, no. il nostro amico... Il nostro amico... Ah, Osa. ma... Osa. Si pronuncia Osa, credo. Perché avevo dopo quel video... Perché... Ah, riferendo al, al video di Ecolinguist che ho fatto e eh, ho indovinato, allora, dovevo as ascoltare delle lingue. Eh, Indovinare mettere il video. video sì, Poi mettere il link e quindi una delle lingue. Una delle lingue che, doveva, che dovevo in, indovinare era ehm, il Zulu, credo che si dice così. Eh, ma il Zulu è, è molto simile al all'Osa, uh, ma non, non sapevo pronunciare bene il, il nome, uh, del osa <ride> e quindi ho dovuto fare, fare un po' di pratica do dopo aver fatto il, il video mm -hmm. eh, quindi sì, ehm, sono andato su internet ho cercato ehm, l'articolo di, di Wikipedia della fonologia mm. di questa bellissima lingua eh, sudafricana e sì... Ho imparato a fare questo suono. Non, non so se riesco a farlo perfettamente perché adesso non sto studiando <ride> questa lingua, ma è un esempio di eh, esattamente il, il processo di cui ehm, stavamo parlando prima. Quindi sì, Capire. Quindi, il punto di articolazione. Il modo di articolazione è sempre quello, alla fine, in questo caso, forse è un po' difficile. Ma Giovanni, eh, perché non sei venuto nel, <ride> eh Giovanni, ti aspettiamo, ti aspettiamo sì, qui. Ti aspettiamo, perché <ride> è facile scrivere. Però, ora ti vogliamo qui, <ride> a parte gli scherzi. Sì, eh, sì cercate tra l'altro su YouTube. No, non so pronunciarlo. Con cosa? <ride> Non so, non so dirlo esatto. Cercate su YouTube insomma xhosa clicks e troverete mm. dei video di persone che pronunciano questi, questi click. Che sono dei suoni mm. realmente esistenti. Eh, sì. È la bellezza delle lingue. Poi torniamo al discorso della bellezza eh, <ride> di una lingua. Mm. Uh -huh. Altre domande. Um... Insomma, la chat parla di altre cose <ride> sì <ride> mi piace molto come la chat abbia iniziato a <ride> discutere. Vedo... Mi chiedono dello sì. show di Capodanno russo in italiano. Um, non c'entra niente, ma Um, L'ho trovato bellissimo, devo dire, è una cosa davvero mm. stupenda. Um, praticamente Raf, su... in Russia, sul primo mm. canale, quindi il canale nazionale principale, hanno fatto, in, in quello che è uno spettacolo comico, diciamo, uno spe... un varietà, diciamo, un, uno spettacolo, un, uno show televisivo, hanno fatto uno spettacolo interamente in italiano, um, suonando praticamente canzoni in stile anni 80 e interagendo, facendo addirittura le scene mh, un po' tipo festival di Sanremo è una cosa super trash volutamente <ride> trash una cosa secondo me bellissima il fatto che l'abbiano fatto in, in italiano con i sottotitoli e sia andato sul primo canale in Russia è una cosa stupenda quindi ho molto apprezzato Uh, visto ma... che si parla di questo ve lo, ve lo... non abbiamo mai sentito parlare ma... e com'era la pronuncia? beh chiaramente avevano una pronuncia molto forte dipende alcuni erano un po più bravi eh, Ivan Burgan eh, aveva una pronuncia più... la pronuncia la pronuncia in, del russo sì, in italiano e, eh, se devo imitare la, imitare la pronuncia del, del russa, probabilmente farei una cosa di questo genere. Anche se non, non è così facile farla, però io probabilmente farei una cosa di questo tipo. Tipo mm. così. Però. Bellissimo. <ride> ecco. Mm, um, insomma, insomma, insomma. <ride> uh, vedo che non arrivano altre persone. Mm. Uh, è più utile fare pratica di conversazione scritta o a voce? Ma sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Uh, sì. Entrambe oh, utili. Sì. Non, non, non è, una, è una falsa dicotomia. Uh, <ride> esatto. Come ti, piace, ti piace dire? Non bisogna, non bisogna scegliere. Bisogna fare entrambe le cose. Ovviamente sì, se ci interessa la all... scrivere non aiuta. Sì, però particolarmente all'inizio, ehm, quando non sei in grado di esprimerti ehm, con molta fluidezza... Eh, fluidità, fluidi fluidità fluenza, fluenza, scorrevolezza. Scorrevolezza. Con molta scorrevolezza ehm, può essere molto utile scrivere, ehm, fare conversazione fare conversazioni scritte um, ci sono molti um, ci sono molte applicazioni um, tipo c'è un'app un che si chiama hello talk che uh -huh. um, è stato molto utile per me all'inizio con uh, alcune lingue che ho utilizzato per fare conversazioni con uh, um, i madrelingua di, di alcune lingue All'inizio di solito solamente scrivo e poi ehm, facciamo delle registrazioni, eh, forse utilizziamo Whatsapp o, o Telegram. <ride> mm -hmm. eh, e poi ehm, dopo aver studiato un po' di più, dopo aver, eh, dopo essere, sì, dopo aver raggiunto un livello almeno intermedio, Um, risulta essere molto utile fare um, conversazioni um, mm. um, con Skype o Zoom sì. o qualcosa del genere sì. e per quanto riguarda la pronuncia nello specifico secondo me sono davvero utili i messaggi vocali eh, che tutte le app hanno noi per esempio io Raf, con anche il nostro fantastico amico Luke che non credo stia seguendo <ride> dopo due ore. Noi no, abbiamo un gruppo in cui, eh, in cui a volte mandiamo messaggi vocali. Io personalmente la trovo una cosa molto, molto utile perché sì. ti permette di riregistrarlo. Io lo faccio molto spesso riregistrare, fare vari tentativi finché non ti piace il modo in cui hai detto qualcosa in cui hai pronunciato tutti i suoni, quindi è meno stressante di una conversazione come questa. Sì, avremmo uh, dovuto registrare questa conversazione prima, è così. magari non è avrei... registrata. In realtà stiamo facendo ah, finta. hai ragione forse, uh, però i commenti <ride> sono, sono registrati anche i commenti, in realtà, forse. Ah ecco Luchino, tutto il tempo. Guarda, sei, complimenti, sei tutto, bravo, complimenti, bravo, ancora qui. Sì, Quindi sì, secondo bravo. me è utile, trovatevi eh, persone con cui poter scrivere e gli italiani poi amano i messaggi vocali, cioè gli italiani amano, evidentemente ci serve l'aspetto la, verbale, no? Quindi amiamo mandare messaggi vocali, fatelo anche voi eh, secondo me sarà eh, molto molto utile. Insomma, mm. eh, Raf. Abbiamo sì. parlato tanto, abbiamo detto tante cose. Mm. Eh, ti ringrazio innanzitutto per eh, la tua professionalità, davvero. <ride> grazie per eh, la tua spiegazione, è stata molto, te. molto professionale. <ride> eh, complimenti per averlo fatto in italiano. Grazie. L'hai fatto, fatto benissimo. Aiutato. Figurati, l'hai fatto benissimo, ha fatto po pochi errori, niente di, niente di che e quindi insomma dove ti possiamo trovare? Eh, in... Sì ho un, un piccolo canale ehm, che si chiama Paleo Gloss in cui faccio delle registrazioni in lingue morte <ride> o eterne <ride> lingue immortali immortali, eh, lingue immortali sì esatto Ehm sì, non ho, non ho registrato moltissimi video, ma eh, continuerò a, a fare dei video. Quindi, se, se vi interessa, eh, potete trovarmi eh, lì. Eh, mm -hmm. Ma comunque è stato veramente un, un piacere interagire con tutti voi. Eh, con te, Davide. Eh, grazie per avermi piacere sul mio. canale. Sì. piacere mio eh... io vi consiglio di risentire questa chiacchierata soprattutto mm. la, la prima parte hai detto tante cose interessanti e potrebbe essere utile per voi per digerire e metabolizzare tutte le, le informazioni mm. quindi vuoi dire qualcos'altro no allora grazie grazie a te raff di nuovo grazie a tutti, tutte le persone che ci hanno seguito, 160 persone più o meno per due ore e mezza, mi fa sempre piacere vedere questo, questa partecipazione, è molto molto, mh, come dire, costante, quindi <ride> grazie ancora e eh, ci risentiremo, ci ci risentiremo mh, venerdì prossimo con Fiorella disgrammaticando a proposito. Mm anticipazione per chi è già qui quindi eh, dai allora alla prossima se vorrai potrei fare potrei tornare quando vuoi su questo canale se vogliamo parlare di nuovo magari di altri aspetti dell'evoluzione della fonologia insomma ci sono tante sì, cose di cui potremmo parlare potremmo farlo per per ore quindi dai sì. allora alla prossima grazie alla prossima. grazie del, del tuo tempo Ciao 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 a tutti ciao, ciao.